Allora, invito i consiglieri a sedersi in modo da lasciare subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, la seduta può essere aperta, ci sono 21 presenti. 3 assenti più la Presidente e sono giustificati i consiglieri Guido e Principato. Allora intanto nomino gli scrutatori di oggi che saranno i consiglieri Candigliota, Lazzari e Toti. Prima di iniziare con l'ordine dei lavori c'è un comunicato da parte dell'Ufficio di Presidenza. Doveroso, e vado subito a leggerlo. In riferimento a quanto accaduto nella seduta di consiglio del 7 giugno 2017, l'Ufficio di Presidenza ha convocato il consigliere Rocco Stelitano come d'articolo 56,4 del vigente regolamento municipale. Il consigliere, in seguito al provvedimento di allontanamento dall'aula di una consigliera del suo stesso gruppo, adottato dopo 3 richiami per interruzioni di interventi in corso, ha esclamato in modo scomposto, pretestuoso e sprezzante le parole «Questo è un atteggiamento fascista» rivolte alla Presidente del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza non può e non vuole accettare tali comportamenti in quanto schiacciano la dialettica politica, la quale, seppur a volte connotata da duri scambi verbali, non può prescindere dal rispetto della dignità delle persone. Ci teniamo a ricordare che l'epiteto fascista, utilizzato in senso spregiativo e per qualificare un individuo come persona reazionaria, prevaricatrice, totalitaria e sovvertitrice dell'ordine democratico, costituisce reato di diffamazione. Ancor di più, stigmatizzando quanto accaduto in aula, perché il grave ed insensato insulto è stato rivolto alla Presidente del Consiglio mentre cercava di far rispettare un regolamento alla cui stesura hanno partecipato tutte le forze politiche e da tutte approvato un consiglio. Un regolamento, lo vogliamo ricordare e sottolineare, a tutela delle prerogative di tutti i consiglieri e riguardoso nei confronti del dibattito democratico, che deve essere garantito in una istituzione qual è il Consiglio Municipale.
L'articolo 61 norma in maniera molto chiara l'ordine e la durata degli interventi al fine di garantire un dibattito che tuteli l'espressione delle idee di tutti. L'articolo 62 al comma 3 recita: nessun consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, e al comma 4 a nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al presidente per richiamo al regolamento. Nessun consigliere può arrogarsi il diritto di interrompere un intervento in corso, pena la minaccia a quel sano confronto che struttura la base della democrazia. Pertanto tutti possono esprimere e confrontarsi, ma nel rispetto delle regole. L'articolo 56,1 prevede richiami per chi turba l'ordine e ne prevede l'allontanamento dopo il secondo richiamo. Prevede altresì la censura, l'interdizione, cioè per un periodo da 1 a 3 sedute in caso di oltraggio, cioè di gravi offese. Il consigliere Stelitano, invitato dall'ufficio di presidenza come d'articolo 56,4, non si è presentato all'incontro. L'ufficio di presidenza tiene a ricordare che il consigliere non è nuovo ad insulti in aula e che già in precedenza è stato convocato per offese nei confronti di una consigliera di maggioranza. Già allora la presidente del consiglio aveva espresso una dura condanna a nome dell'intero ufficio di presidenza verso atteggiamenti offensivi e diffamatori. Con molta amarezza la presidente e i vicepresidenti del consiglio hanno poi esposto quanto sopra descritto in sede di conferenza dei capigruppo, dove è stata così notificata la decisione di interdire il consigliere Stelitano per una seduta. Un provvedimento sicuramente non commisurato a quella che è stata considerata all'unanimità una grave ed ingiustificata offesa, ma riteniamo che al di là della quantificazione temporale della sospensione sia fondamentale far proprio un segnale. Il rispetto delle regole e dei valori va tutelato, così come la dignità della persona, anche da me, infatti, perché io ho il regolamento alla mano e ho citato gli articoli, consigliere Ciancio, perché poi mi dite che sono fascista? Allora, consigliere Ciancio, io lo ripeto, l'articolo è chiaro, i consiglieri possono parlare solo quando viene loro concessa la parola, ma non per fascismo, mi viene da ridere, non è fascismo, è un regolamento che è stato scritto, nella stessa della scorsa consigliatura dal partito di maggioranza e che è stato approvato in questa consigliatura. Quindi adesso, per cortesia, mi dica lei. Sospendo. È sospeso il consiglio. All'ordine dei lavori di oggi. Allora, posso chiedere un po' di silenzio? Non è permesso al pubblico di parlare, ma non lo dico io, lo dice il regolamento, lo so che è un regolamento che non vi piace, l'abbiamo capito. Il regolamento è stato approvato da tutti i consiglieri. Allora, ed è lo stesso anche al comune e in tutti i municipi. Allora, per favore, se non mantenete l'ordine io sarò costretta di nuovo a sospendere, andremo avanti così ad oltranza. Signora, io la capisco, ma non è possibile andare avanti con lo svolgimento dei lavori con gente che parla sotto. Non si può. Non è capace, signora mia. Le persone devono parlare ed essere ascoltate. C'è anche chi fa foto, mi scusi, ma non è consentito. No, foto da quella parte dell'aura l'abbiamo già consentita altre volte, quindi mi sento di te. Il regolamento va rispettato per quello che è e io lo faccio rispettare. Non è permesso. Siete molto faticosi, non è permesso assolutamente al pubblico intervenire a meno che non ci sia un'interruzione del consiglio e venga data la parola. Ok? Siamo in consiglio il pubblico non può intervenire, non l'ho scritto io il regolamento.
Accettatelo, il regolamento c'è, è stato scritto da tutti e approvato da tutti. Da tutti, è scritto nella scorsa consiliatura dal partito di maggioranza. Mi scusi, lei è in si rende conto che siamo in seduta di consiglio e lei sta parlando? Allora io interrompo di nuovo la seduta di consiglio. Allora, riprendiamo la seduta dove l'avevamo interrotta. Eravamo al punto numero uno. Abbiamo oggi le interrogazioni. No, aspetta. Eccola, ce l'ho qua. Abbiamo delle interrogazioni, ne abbiamo ben quattro. La prima ha ad oggetto il bando di assegnazione palestre municipali ed è a firma Cerconi. È un'interrogazione a risposta immediata, ricevuta nei rispetti delle tempistiche previste dal regolamento entro le 24 ore prima precedenti, e quindi è stata inserita all'ordine dei lavori di oggi, e lascio la parola alla consigliera Cerconi per l'esposizione. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore e consiglieri, ovviamente l'ufficio consiglio. Sì, ci sono anche cittadini, non mi posso rivolgere, se no vengo ripresa. Abbiate pietà di me cortesemente. Allora, per quanto riguarda il bando delle assegnazioni delle palestre municipali, ho spiegato nel premesso quali sono i motivi dell'urgenza e dell'immediatezza. È evidente che noi per circa tre mesi abbiamo lavorato su un bando senza però avere idea di quella che volesse essere la finalità, o meglio, questo bando a settembre partirà o non partirà? Gliela fa o non gliela fa? Perché purtroppo, dopo che per 12 commissioni anche straordinarie ci siamo impegnati, abbiamo chiamato le associazioni ci hanno detto: guardate, non va bene, non ci piace come è stato fatto, modifichiamolo. Abbiamo provato a modificarlo, tutto con tempi molto molto stretti. Siamo arrivati al 14 di giugno e non sappiamo se il bando partirà o non partirà. E allora mi sono permessa la scorsa commissione, davanti a tutti, di chiedere al presidente della commissione: ma questo bando lo facciamo o non lo facciamo? E la risposta è stata: non è oggetto della commissione. Ora, se io mi trovo in commissione sport, cultura e scuola, è evidente che l'argomento è quello, e quindi una risposta forse un po' più chiara in quell'occasione avrebbe evitato di farla venire oggi in consiglio, anche se le devo dire sono molto contenta perché ci può chiarire la situazione. Ad oggi i bandi ancora non sono usciti, ovviamente le attività dovrebbero partire a settembre. Perché se noi facciamo partire le attività a novembre, le associazioni sportive perdono tre mesi ed i ragazzi per tre mesi il pomeriggio non fanno sport. E quindi la domanda sembra più che lecita, ma quello che mi chiedo io, fermo restando il fatto che può essere una scelta politica quella di andare in proroga, come la mettiamo col fatto che ovviamente il partito che lei, il movimento che lei rappresenta, ha sempre criticato le proroghe che erano state fatte? In questo caso andrebbe in proroga un bando fatto dal Partito Democratico. Quindi che cosa vogliamo fare? Perché vi ricordo che il bando era stato fatto dall'ex assessore Natali, mi correggerà qualcuno se sbaglio, nello scorso triennio, e oggi, a quanto ci risulta, perché non abbiamo avuto altre informazioni in merito, dovrebbe andare in proroga. Quindi verrebbe avallato il bando fatto tre anni fa dall'assessore Natale, e quindi dalla giunta Fantino e dal Partito Democratico, fermo restando che può essere una scelta politica, poi decideremo nel merito. Quello che diciamo lascia perplessa è soprattutto il fatto che abbiamo lavorato tanto, anche con tanta urgenza, con convocazioni straordinarie, per poi arrivare dove? Perché questo è quello che non risulta chiaro né a me che ho portato avanti l'interrogazione, né tantomeno risulta chiaro alle tante associazioni sportive che oggi si chiedono quale sarà il loro destino. E visto che il ruolo dell'attività sportiva
e delle associazioni sportive è fondamentale, e noi abbiamo sempre meno giovani che fanno sport il pomeriggio, io direi di occuparcene in maniera seria, non perché non l'abbiamo fatto, ma perché se lo facciamo e ce ne occupiamo dobbiamo arrivare al dunque, altrimenti rimangono solo chiacchiere. Oggi a questo dunque ci arriviamo per settembre o diciamo a tutti quanti che stiamo andando in proroga con il vecchio bando? La domanda mi sembra molto chiara e ringrazio per la risposta. Sì, assessore. Buongiorno. Allora, io non so adesso se voi abbiate lavorato in commissione sul bando, non credo, perché quello su cui avrete lavorato in commissione è sulla delibera di programmazione, dal momento che il bando è invece che viene... non si sente? Perché? Non devo toccare... Grazie. E se... Così si sente? Posso stare seduta? No, e allora no. Allora, forse, vabbè, mi abbasso, vediamo un po' se magari abbassandomi funziona. Allora, in base alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina, che poi è stata approvata ad aprile del 2018, sì, la deliberazione numero 41, che regola proprio la procedura per l'attribuzione e l'affidamento dei centri sportivi municipali all'interno delle palestre scolastiche municipali. L'avviso viene realizzato dagli uffici dopo che è stata recepita la delibera di programmazione del Consiglio Municipale. Precedentemente comunque c'era ancora una deliberazione dell'Assemblea Capitolina, la 263, che garantiva lo stesso tipo di iter, per cui prima dell'approvazione della nuova assemblea la giunta si è già mossa. Noi abbiamo fatto il primo di dicembre una direttiva con cui impartire alla direzione tecnica la prevista ricognizione delle palestre scolastiche per poterne consentire il censimento, come era stato richiesto dalla Commissione Capitolina Sport, perché il Consiglio Municipale e le commissioni competenti potessero avere una panoramica chiara. Poi il 9 marzo abbiamo impartito alla direzione socioeducativa, l'indicazione, la direttiva di procedere con l'emanazione dell'avviso. La ricognizione tecnica è stata effettuata ed è stata una ricognizione molto capillare. Gli uffici stanno trasmettendo sia ufficialmente sia alla Commissione Sport e quindi al Consiglio Municipale che a noi gli esiti formali. Nel frattempo stiamo andando avanti con una serie di incontri del Comitato Sportivo Municipale, anche con i rappresentanti sia del Consiglio che dell'Associazione, per cercare di ragionare sulla nuova deliberazione di Assemblea Capitolina, però stiamo lavorando proprio, la Giunta ha lavorato perché si arrivi il prima possibile alla pubblicazione dell'avviso pubblico, quindi non abbiamo alcuna intenzione di venire meno a quello che è il normale iter che deve essere effettuato. Il bando per l'assegnazione delle palestre municipali deve essere pubblicato a cura della direzione socioeducativa che sta lavorando per questo, quindi è questo quello che è, questa è quella che è l'indicazione. Fino al 30 giugno? No, fino al... Fino al 30 giugno... Ma scusate, non è un dialogo? Fino al 30 giugno sono tuttora in vigore le attività sportive, le concessioni precedenti, e verrà espletato, la pubblicazione dell'avviso è imminente non appena riceveremo la delibera di programmazione, non appena gli uffici riceveranno la delibera di programmazione, che immagino sarà a breve calendarizzata in Consiglio Municipale. Questo è quanto, insomma. Dico che non sono soddisfatta e spiego il perché. Io penso di essere una persona mediamente intelligente, l'ho ascoltata bene, ma io non ho capito. Quindi il bando, prima dell'inizio delle prossime attività, lo fate uscire o non lo fate uscire?
perché o sì o no, cioè non è che ci stanno risposte vaghe, o sì o no. Io non sono soddisfatta oggi della risposta, perché lei non mi ha detto né sì né no e ha scaricato invece la responsabilità sugli uffici dicendo quando gli uffici faranno. Ma non è che si può continuare a pensare quando gli uffici faranno. Noi abbiamo lavorato su una delibera del Consiglio e scusate. E questa delibera del Consiglio deve passare in aula, e in virtù della delibera del Consiglio che deve passare in aula viene poi fatto il lavoro dall'ufficio tecnico. No, scusate, no, forse mi perdoni, mi prendo 2 minuti per la risposta. Assessore, mi sa che è confusa, perché funziona così. Funziona che noi abbiamo lavorato, perché se lei mi dice di no, significa che il Presidente della Commissione ha convocato inutilmente 12 commissioni. Il Presidente della Commissione giustamente ha convocato per far sì che ci sia un recepimento delle direttive impartite dal Comune il 15 marzo scorso. In virtù di quelle direttive noi facciamo un atto che dà un indirizzo e da quell'indirizzo viene fatto l'avviso. L'avviso parte e prende le mosse dalle aggiunte che vengono fatte dal nostro Consiglio Municipale rispetto alle direttive del Comune. Ne abbiamo discusso per quattro riunioni, perché de quattro commissioni, perché ognuno di noi, e se lo ricorderà benissimo, il Presidente aveva una visione diversa su quella che doveva essere l'aggiunta di punti rispetto a quanto previsto dal Comune, tant'è che abbiamo anche discusso. Ora lei mi dice che non è così, e no, purtroppo è così. Il problema quindi non è esclusivamente l'aggiunta, il problema è questo atto, chiamiamolo come volete, questo atto in cui noi recepiamo le indicazioni del Comune, le facciamo nostre, aggiungiamo degli indicatori municipali. Ma atto per cui abbiamo lavorato in 12 commissioni e a seguito del quale deve essere fatto l'avviso pubblico. È pronto? Non è pronto? L'avviso esce entro settembre o non esce entro settembre? Perché se non esce entro settembre, il problema, le ho spiegato prima, è ci sono due ipotesi: o andiamo in proroga e quindi per il prossimo anno si rimane con il vecchio bando, oppure se decidiamo di non andare in proroga, i primi 3 mesi si verifica danno erariale perché le palestre inizialmente saranno vuote e si verifica un danno a carico delle associazioni che per i primi 3 mesi dell'anno, a carico delle associazioni un po' diciamo a livello di gestione, ma a carico soprattutto degli utenti che per i primi 3 mesi dell'anno non effettueranno le attività sportive. Io non so se è chiaro la situazione, e quello che mi preoccupa di più, assessore, e concludo veramente, è che non abbiamo idea dei tempi con i quali stiamo gestendo questa situazione. Pertanto, Presidente, rimetto anche al fatto che tra un mese riproporrò la stessa interrogazione per capire se abbiamo elementi più chiari o se me lo concederanno, visto che non mi è stato concesso in commissione perché mi era stato detto che non era l'oggetto della commissione, eventualmente lo riproporrò anche per discuterlo nelle commissioni competenti. Grazie. Ha detto cose inesatte? Non può. Allora, proseguiamo con l'interrogazione numero 16. A firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto interrogazione inerente alla scuola dell'infanzia comunale di via del Fontanile Anagnino 123, istituto comprensivo Fontanile Anagnino. Grazie Presidente. Allora, leggo testualmente, nella semplicità di questa interrogazione, caro Assessore, perché comunque le interrogazioni hanno anche lo scopo di poter informare in modo più veloce quelle che sono a volte le attività che vengono svolte sui nostri territori. Per cui nel caso specifico si è rilevato da parte appunto di chi la frequenta delle anomalie che io le pongo come quesiti e spero che queste anomalie possano essere, diciamo, risolte e comunque sistemate. Una di queste sono le pulizie interne che vengono effettuate dalla multiservizi per circa 1 ora e mezza al giorno, quindi mi sembrano un po' poche rispetto poi al
al plesso e alla struttura scolastica. Molte aule necessitano di immediata ristrutturazione a causa del cedimento dell'intonaco delle pareti, e questo sicuramente lei lo saprà perché avrà fatto un sopralluogo sulle strutture scolastiche in genere, quindi anche questa dovrebbe conoscere. Vi sono due spazi interni di aree verdi dedicati a momenti di ricreazione lasciati all'incuria e quindi molto spesso impraticabili, soprattutto in inverno quando le copiose piogge rendono il terreno fangoso. Esiste un punto di passaggio tra la scuola dell'infanzia e quella secondaria che permette ai bambini di evitare di camminare su strada negli spostamenti, ma che non è in sicurezza. Quindi, essendo la scuola dell'infanzia composta da 9 aule e 5 bagni, sarebbe opportuno più ore lavorative e più personale della multiservizi da dedicare alla pulizia degli ambienti. Alcuni genitori nel mese di giugno scorso hanno provveduto volontariamente alla tinteggiatura delle aule perché appunto necessitavano, e quindi sono altresì necessari interventi di simile manutenzione, e perciò sono indispensabili interventi per rendere le intere aree verdi agibili sia d'inverno che nella stagione più calda, ovviamente per lo spazio esterno ai bambini. Quindi tutto questo è ovviamente per conoscere ad oggi, perché poi quindi è passato anche un po' di tempo, com'è appunto l'amministrazione non sia intervenuta circa queste problematiche, e per comprendere anche, ovviamente in una programmazione, quello che sarà possibile fare il prima possibile, quindi una sorta di elenco di interventi che immagino in questo periodo l'ufficio tecnico insieme al suo assessorato cercherete di fare per intervenire con la chiusura delle scuole. Quindi questo era un po' per quanto riguarda il Fontanile Nagnino. Grazie. Allora, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, chiude il 30 di giugno, quindi al momento attuale è regolarmente frequentata. E le ore di pulizia sono, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia di Fontanile Nagnino, 3 e non 1,5 alla settimana. E arbitrariamente erano state modificate le ore destinate alle pulizie nel mese di ottobre, a seguito probabilmente di agitazioni da parte di multiservizi. Tant'è vero che, poiché avevamo riscontrato, grazie al monitoraggio delle nostre funzionarie municipali, che c'era questa riduzione assolutamente arbitraria di queste ore di pulizia, avevamo fatto tutte le segnalazioni del caso tra il 24 di ottobre e il 24 di novembre. Siamo intervenuti con 19 segnalazioni che hanno portato, non solo su Fontanile Nagnino, su diverse strutture capitoline, che hanno portato a complessivamente 18.000 euro di sanzioni a multiservizi per mancato rispetto del contratto di servizi. In particolare per Fontanile Nagnino ne sono state fatte 2 nello stesso periodo, quindi tra il 24 di ottobre e il 24 di novembre. Anzi, abbiamo fatto come assessorato competente diverse interlocuzioni, non solo verbali, scritte, ma anche con colloqui di persona che abbiamo fatto presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per concordare insieme una strategia d'azione. Quindi da questo punto di vista diciamo che la nostra amministrazione è stata non solo subito sul pezzo, come suol dirsi, ma addirittura abbiamo condiviso una strategia che poi è stata adottata anche da altri municipi, perché queste agitazioni non erano limitate solo a questo municipio, ma erano ovviamente capillari su tutta Roma. Quindi le ore sono state poi ripristinate. E per quanto riguarda invece gli interventi relativi alla manutenzione, sono stati fatti diversi sopralluoghi perché si tratta di problemi annosi che sono stati quindi attenzionati ripetutamente, e interventi di ripristino di determinate situazioni, in modo particolare quelle legate alle fluorescenze che hanno determinato quelli che vengono qui definiti come distacchi di intonaco, dei problemi relativamente all'intonaco, non sono esattamente distacchi, saranno ovviamente affrontati non appena la scuola sospenderà le lezioni, proprio per evitare le interferenze con la normale attività
attività didattica all'interno che è tuttora in svolgimento all'interno della scuola. Stesso discorso per quanto riguarda la sistemazione della parte esterna, perché effettivamente lì c'è il problema non si tratta di una normale manutenzione ordinaria, lì si tratta proprio di una progettazione che deve essere in qualche modo, come dire, riprogrammata e rientra all'interno della manutenzione straordinaria. Sia l'ufficio del verde che l'ufficio della manutenzione dell'edilizia ci stanno lavorando congiuntamente per trovare quelle che possano essere delle soluzioni valide, quindi effettivamente la cosa è assolutamente attenzionata da parte dell'ufficio tecnico, che per quanto riguarda le manutenzioni, ma anche per quanto riguarda le ricognizioni in tutti gli ambienti scolastici, sia quelle delle strutture capitoline sia quelle delle strutture statali, sta proprio lavorando per avere una fotografia sempre più chiara e definita di quello che è l'esistente, come appunto abbiamo precisato anche prima. Io purtroppo non posso reintervenire rispetto all'interrogazione precedente, perché altrimenti avrei voluto apportare quei chiarimenti che però apporterò la volta prossima, se l'interrogazione sarà ripresentata. Grazie. Allora, consigliere Giuliano. Sì, grazie Presidente. Assessore, diciamo che alla frase se uno è parzialmente, totalmente non diciamo soddisfatto, non è che mi piace rientrare in questo schema di risposta, nel senso di dire sì, no, va bene. Io penso che comunque sia sufficiente da parte sua, non il lavoro, nel senso sia sufficiente il quadro esposto, che non risolve ovviamente i problemi annosi, come diceva lei, di tanto tempo, ma che ci sia stato un'attenzione, come so che avendo chiesto anch'io all'ufficio tecnico e all'ingegner De Angelis, insomma, una sorta di mappa e di verifica di tutti i plessi, e la situazione è drammatica. Quindi già aver comunque evidenziato con l'intervento per quanto riguarda la multiservizi e il ripristino per almeno queste 3 ore, che sono il limite, il minimo sindacabile proprio per l'intervento della pulizia della struttura, dico, questo è già positivo. Quindi per essere totalmente contenti dovremmo avere delle situazioni talmente idilliache e belle che oggi non ce lo possiamo permettere. Sono contento del fatto che comunque si sia seguito la sanzione da parte della multiservizi. Ovviamente non avevamo menzione di questo, è importante saperlo. 2 sanzioni, immagino anche cospicue, di euri, come si dice, abbastanza pesanti, e quindi saranno poi utilizzati, no, dall'amministrazione per poter comunque migliorare alcune situazioni. Sarebbe simpatico poi se sappiamo in quale capitolo, in quale tipo di spesa possono andare e quant'è la somma. Immagino ovviamente che gli interventi per intonaco e quant'altro, ma non vale solo per il fontanile, varrà anche per altri plessi, verranno effettuati appena si chiude la scuola, ma andava messa, perché comunque poi uno la deve organizzare la cosa, non è che uno fa un'interrogazione oppure lei ha un problema, domani lo risolve, deve comunque poter organizzare, e quindi era giusto anche metterlo nell'elenco. La stessa cosa, infatti, come si diceva appunto, c'è un intervento totale su quello che riguarda anche il verde, e ho visto appunto anche con la scuola Aldo Fabrizi, insomma, si è intervenuti molto velocemente, eccetera eccetera. Quindi io sono contento per quello che sono contenti gli utenti e quello che sarà, insomma, un minimo di risultato per quel plesso scolastico. Sono contento che comunque ci si sta sul pezzo e quindi ci si possa comunque seguire tutto quello che serve e programmare quel minimo che possiamo programmare. Immagino che anche ho chiesto al Presidente della Commissione se ci fa avere ai commissari il quadro lavorativo, perlomeno per schema, da giugno a settembre di quello che sarà l'intervento municipale per le scuole, no? Sfruttando la chiusura, in questi mesi ci saranno degli interventi macro, perlomeno possiamo sapere anche come commissari questa cosa. Grazie per quello che ha risposto. Allora, andiamo avanti con l'ordine dei lavori. Dunque, ci sono 2 interrogazioni
L'assessore Commisso mi ha inviato un messaggio dicendo che è uscito per un sopralluogo urgente, sta tornando e quindi chiede di essere aspettato per poter rispondere alle due interrogazioni, che sono una sui CSA Villa Fiorelli e l'altra sul l'altra è sulla Cinema Airone. Quindi io direi intanto di andare avanti per non solo bloccare. Una domanda in quanto prima firmataria delle interrogazioni. L'interrogazione sul Cinema Airone potrebbe, diciamo, ricevere una risposta forse anche dall'assessore alla cultura o no? Non lo so, io avevo capito che sul Cinema Airone fossero diciamo domande sulla struttura, quindi non sulla cultura, e quindi per questo motivo si è impegnato nella risposta l'assessore di competenza. E verrà l'assessore di competenza. Allora, andiamo avanti. Sì, certo. Allora, al punto numero 4 di oggi c'è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Principato, Tripputi, De Chiara, Pompei, Giannone, Candigliota, Alabiso, Tosatti, Lazzari, Ariano, La Zazzera, avente ad oggetto riqualificazione manufatto Arco di Travertino. Lascerei la parola all'illustratore, consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. Allora, diciamo questo atto è una proposta di risoluzione appunto che deriva da una storia abbastanza lunga e tortuosa su questo manufatto, e diciamo che è un atto, diciamo, che va nella direzione appunto delle nostre linee politiche, per cui abbiamo fatto due commissioni per recuperando anche quello che era la storia un po' di quello che avevano fatto le amministrazioni precedenti, in particolare anche del nono municipio, e che aveva raccolto comunque le esigenze del territorio e quindi alcuni obiettivi, insomma, che aveva messo a fuoco. Sono state fatte due commissioni sul tema, e nella prima è intervenuto anche l'assessore Vivace, che ha illustrato un po' qual era il progetto realizzato con l'università e quindi ha illustrato anche la parte, diciamo, strutturale, nella quale si ipotizzava anche il rialzo di un piano all'interno della cupola. Quindi è stato fatto un lavoro abbastanza importante anche dall'assessore, coinvolgendo appunto l'università. E quindi quello che abbiamo fatto durante le commissioni è stato appunto quello di mutuare e dare forza a questa volontà con appunto la redazione di questo atto, che magari vado a leggere in maniera tale, nel considerato, perché tutte le premesse comunque penso che siano note a tutti. È un manufatto che è stato, diciamo, autorizzato nel 2006, che si è concluso la costruzione nel 2012 con varie vicissitudini, tra l'altro anche il mancato bando da parte di, dunque era l'epoca di Alemanno, cioè un bando che doveva essere fatto, che non è stato fatto, insomma la situazione è rimasta sospesa con anche problemi per quanto riguarda la manutenzione dell'infrastruttura, che essendo il legno lamellare, insomma, avrebbe bisogno di qualche attenzione. Allora, in tutto questo poi nell'evoluzione della storia c'è anche il discorso della sicurezza, perché poi nel quadrante ovviamente avere un manufatto di quel genere non presidiato e insomma in quella situazione ha rilevato anche problemi di questo tipo. Quindi vado a leggere il considerato dell'atto. Va considerato che il suddetto parcheggio e relativa piazza coperta sono stati inaugurati nel novembre 2013, che la piazza coperta risulta in uno stato di semiabbandono, che il manufatto che la costituisce è realizzato in legno lamellare, il quale, richiedendo una manutenzione periodica mai stata effettuata finora, è in lento ma inesorabile deperimento, che l'amministrazione municipale ha espresso l'intenzione di riqualificare la piazza coperta sovrastante e il parcheggio di Arco di Travertino, che in data 1 marzo 2011, per motivi di inagibilità, il poliambulatorio di via Acqua Donzella è stato chiuso, che nonostante la direzione della ASL, al fine di mantenere i livelli di assistenza attivi e non ridurre l'offerta sanitaria, abbia redistribuito tutte le attività e le prestazioni offerte dal presidio presso altri ambulatori della stessa area di Roma, il territorio chiede l'apertura di una casa della salute e o di un poliambulatorio, che la direzione della ASL, riconsiderando la decisione di non poter procedere per motivi economici alla realizzazione degli ambulatori, è oggi disponibile ad intraprendere e realizzare il progetto di concerto con l'amministrazione municipale, che la piazza coperta risulta essere in una posizione ortocentrica rispetto al territorio del settimo municipio,
che il Municipio 7 ha presentato in Commissione Capitolina Mobilità, Mobilità Sostenibile, Indirizzi Gestionali ATAC, Roma Servizi per la Mobilità e Roma Metropolitane, un progetto preliminare per una possibile destinazione d'uso della piazza coperta di Arco di Travertino, che allo sviluppo del progetto partecipa all'Università degli Studi di Roma La Sapienza e che il progetto prevede la possibilità di ospitare la sede unica della Polizia Locale del Settimo Gruppo, che risulterebbe logisticamente meglio inserita nel territorio e fornirebbe un presidio di sicurezza per il territorio stesso, una casa della salute o poliambulatorio, la sede dell'ente parco archeologico, una velostazione per il grande raccordo anulare delle biciclette, per il quale Arco di Travertino rappresenta uno snodo cruciale, servizi al cittadino come aule convegni, co-working, eccetera. Che nella Commissione Municipale Congiunta Lavori Pubblici Mobilità, convocata con protocollo numero 75956 dell'11 aprile 2018, è stato illustrato al territorio il progetto di riqualificazione di cui in narrativa, che nella suddetta Commissione alcuni cittadini hanno accolto favorevolmente le proposte illustrate, alle quali hanno a loro volta contribuito con suggerimenti e idee. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Settimo risolve di impegnare la Presidente ad attivarsi presso il Sindaco e gli assessori competenti al fine di finanziare e realizzare il progetto di riqualificazione e utilizzo del manufatto di Arco di Travertino allo scopo di centralizzare sul territorio del Municipio il comando della Polizia Locale del Settimo Gruppo, realizzare di concerto con la Direzione ASL una casa della salute o poliambulatorio, dotare l'ente parco archeologico di una sede all'interno del manufatto, realizzare una velostazione per il GRAB, dotare il territorio di locali adeguati all'erogazione diretta o indiretta di servizi al cittadino e luoghi di aggregazione orientati allo sviluppo socioculturale. Allora, questo è l'atto, appunto è un atto di indirizzo nel quale non è che si è ovviamente scesi nel particolare, perché poi in commissione sono state sollevate delle osservazioni rispetto per esempio al fatto che la sede dell'ente parco fosse o meno un chiosco. È chiaro che la sede dell'ente parco è quella che è, dove sta adesso, e nel manufatto eventualmente ci sarà un punto informativo, perché essendo uno stato centrale di mobilità, metro e via dicendo, è quello un punto dove il turista magari va là e chiede informazioni e le ottiene su tutti i parchi poi che sono limitrofi, perché non è che è solo quello. Oppure sulla metratura che avremmo destinato alla Polizia Locale o la metratura che avremmo destinato all'ASL, sono tutte informazioni che seguiranno in una seconda fase dove si andrà un po' più al sodo. Quello che vuole fare quest'atto appunto è indirizzare l'amministrazione e finanziare il progetto in maniera tale che poi si possa parlare anche di questi aspetti. Ah, scusi, vabbè, ero sopravvenzionato. Benissimo, allora questa è la non è un dialogo. Allora andiamo avanti. Consiglio la discussione, grazie. Allora, ci sono altri interventi? Sì, consigliera Petrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, consiglieri qui. Ringrazio il Presidente perché ha tentato di dare una dignità a questo atto presentandolo. E lo dico perché è stato il motivo per cui durante la discussione, l'ultima, perché ricordava ce ne sono state due che hanno trattato l'argomento, in realtà avete sostanzialmente visionato quest'atto in un quarto d'ora. E devo dire la verità, eravamo anche partiti bene. Io stessa vi avevo riconosciuto un modello di partecipazione che finalmente cominciava ad avere parvenze decenti in questo municipio, ma appunto siamo partiti male e siamo finiti peggio delle altre volte. Perché è vero, la prima commissione ci siamo visti con l'assessore, ci ha spiegato che c'era un'interlocuzione con l'università, ci ha spiegato le sue intenzioni, o meglio anche quelle della giunta, ha lasciato alcune parentesi aperte e anche questioni che necessitavano un ulteriore approfondimento da parte di tutti gli attori che sono interessati a questo progetto, e quindi almeno così umilmente mi sarei aspettata che la seconda volta che la commissione competente si mettesse al tavolo a vedere cosa fare di una struttura come quella che si trova a Arco di Travertino, ci mettesse un pochino più di interessamento, ma soprattutto un pochino più di sostanza. Perché poi è stata interessante quella commissione alla quale ha partecipato, e per fortuna dico io, il comitato di quartiere, che non ha detto cose assurde, ha
anzi, ma hanno detto cose che non tornano in questa risoluzione, perdonatemi. Mi dispiace perché poi alla fine c'era una commissione, una conferenza di capigruppo a mezzogiorno, quindi sono rimasta sostanzialmente solo io con tre persone della maggioranza e quindi gli altri membri hanno dovuto ovviamente lasciare la seduta e quindi diciamo ce la siamo vista un po' così. Però quando si sostiene che nonostante nel considerato, nonostante la direzione della ASL al fine di mantenere i livelli di assistenza attivi e non ridurre l'offerta sanitaria abbia ridistribuito tutte le attività e le prestazioni offerte dal presidio presso altri ambulatori della stessa area di Roma, il territorio chiede l'apertura di una casa della salute o di un ambulatorio. Benissimo, era presente anche nelle altre due risoluzioni che facemmo nella scorsa consigliatura questa richiesta, quindi niente di nuovo. Dopodiché è successo un fatto importante su questo municipio, che chiedo da un po' di tempo di ascoltare il delegato rispetto a questa situazione della ASL, perché appunto ci poteva dire qual era l'intenzione della regione, nel caso voi non lo sapeste, perché poi ognuno di noi poi si può informare, ma conta quello che rimane agli atti, visto che siamo in una istituzione, in cui ci dice lì ci sarà una casa della salute, ci sarà un poliambulatorio, sì o no? Perché la domanda che ci eravamo fatti è: ma non è che lì l'ASL ci vuole mettere degli uffici? E quando il comitato di quartiere dice ma vogliono chiudere via Nocera Umbra e probabilmente andranno a sguarnire ulteriormente un altro pezzo di territorio da quei servizi sanitari, allora è l'operazione migliore quella di spostarla tutta in via dell'Arco di Travertino? Se è così, quelle rassicurazioni noi ai cittadini le dobbiamo dare prima. E dobbiamo essere noi sicuri che quella non è la scelta della ASL, perché se è così andiamo a penalizzare un altro pezzo di territorio e non facciamo un'operazione migliore rispetto a quella che c'è adesso. Primo. Secondo, il comitato di quartiere, e dico lo ringrazio perché poi alla fine ne sanno più di noi e anche forse più di voi, ha parlato di un progetto della ASL. Noi non abbiamo mai visto questo progetto. Cioè noi stiamo votando una intenzione, noi chiediamo le intenzioni al netto di progetti che circolano probabilmente anche qui dentro. Ma stiamo scherzando? Cioè questo è il livello della partecipazione e della condivisione eppure delle proposte che pretendete dall'opposizione? Io veramente sono preoccupata, però vado avanti. Quando noi pensiamo di inserire e di spostare il corpo della polizia locale da qui a una sede come quella di Via dell'Arco di Travertino, ma noi abbiamo pensato a che cosa può succedere, perché la stiamo vendendo come il presidio di sicurezza. Noi diamo alla cittadinanza la possibilità di avere una sicurezza in più. Io non credo che i cittadini di Cinecittà si sentano più sicuri visto che hanno il corpo della polizia locale qui dentro, o perché vedano due macchine della polizia locale. Non credo che a meno che non vogliamo, diciamo così, dare delle percezioni e quindi facciamo percepire a tutti che c'è più sicurezza perché delocalizziamo qualche cosa. Non credo che la sostanza sia così, diciamo, l'idea sia così forte. Primo, ma soprattutto abbiamo capito noi se effettivamente ci sono delle controindicazioni, si può fare, non si può fare. No, ho sentito dire in commissione che la polizia è d'accordo. E quindi, siccome è d'accordo, e noi senza valutare quello che c'è intorno a noi, tra l'altro che cosa ne sarà delle due sedi, perché qui non si sa mai quale sarà la conseguenza delle cose che si fanno, si verrà sempre a sapere una volta che, diciamo, ma poi la domanda delle domande che io feci anche all'assessore che era presente lì, ma quest'opera l'avete decisa di inserire dentro il piano triennale delle opere pubbliche? Il piano triennale delle opere pubbliche? Perché per fare investimenti così importanti servono investimenti importanti. L'assessore mi disse si farà in qualsiasi situazione e quindi la rassicurazione è che si farà. Ci stiamo lavorando, le risorse le troveremo, il problema è che, come successe nella scorsa consigliatura, quando noi facemmo poi di corsa un atto, perché appunto l'assessorato capitolino ci spronò, l'allora assessore Esposito ci chiese volete che opere volete inserire, visto che non erano pervenute, noi approfittammo di quella richiesta, questa volta è stato fatto?
Mi dispiace dirlo perché si era partiti bene, ma noi durante l'ultima commissione, che ha avuto appunto la dignità di parlare 10 minuti di questo argomento, oggi non possiamo venire in aula e avallarlo come se noi avessimo delle convinzioni. E non possiamo neanche, perché diciamo ne vale anche un po' della dignità di tutti noi, diciamo farci credere che questo è qualche cosa che è un'intenzione, perché se noi siamo qui a fare le intenzioni, dopo 2 anni diventa un problema. Invece io mi aspettavo rassicurazioni, mi aspettavo una linea definita, mi aspettavo di vedere concretizzato quel lavoro che l'assessore ci aveva prospettato. C'è stata la narrazione di un lavoro importante fatto tra l'altro dall'università. Per il resto, cioè tutto quello che questa amministrazione ha intenzione di farci, resta completamente nel buio totale. E quindi voi siete sicuri di andare a dire ai cittadini che lì, tra l'altro, nella stessa seduta c'era anche qualcheduno che giustamente chiedeva quale fosse l'impatto su quel tratto di quartiere, di municipio. Perché non è banale, perché quel parcheggio di scambio al momento non è utilizzato e quindi un impatto anche sulla qualità della vita di chi lì ci abita, forse andrebbe fatto, forse andrebbe chiesta quella partecipazione, quindi forse invece di dirla, invece di dircele le cose, diciamo anche in modo, potremmo farla. Un ulteriore sforzo di partecipazione vera e mettere tutti veramente intorno al tavolo e capire quali sono le nostre intenzioni e provare a correggerle, non avere sempre la certezza che c'è una verità in tasca da parte di qualcuno. Quindi io l'ho detto, dopo sono dovuta andare in conferenza di capigruppo, avevo chiesto in conferenza di capigruppo e avevo chiesto anche a lei Presidente di evitare di andare ad una votazione. Ma ha detto che c'era la sua intenzione di votarla per forza e comunque, quindi siamo di fronte a un blitz. Mi è dispiaciuto non aver condiviso, diciamo, anzi ho condiviso la mia preoccupazione rispetto alla gestione, perché ritengo questo un argomento importante, perché si sta decidendo una cosa per me importante e quindi dire qui stiamo a fare un indirizzo, non stiamo a fare un indirizzo, perché sennò tutti gli atti che portiamo qui evitiamo di portarli e il Consiglio non lo convochiamo più. Se questo è il consiglio delle intenzioni e non delle azioni politiche. E non le convochiamo più neanche le commissioni, se devono guardare atti di importanza del genere con uno sguardo che sembra una ratifica e un passacarte. Ma un po' di dignità. Chiudo dicendo, probabilmente avrete numeri anche oggi per poter, diciamo, mi auguro che avrete però l'accortezza, soprattutto quando parlate di servizi al cittadino e soprattutto quando parlate di servizi sociosanitari che intendete erogare al cittadino, di farci sapere quali sono le intenzioni della ASL, di tirare fuori il progetto, non ci costringete sempre a fare l'accesso agli atti. Tempo scaduto. Concludo. Detto questo, mi auguro che questa risoluzione che lei definisce, quindi lei stesso, un qualche cosa che diciamo, mette lì per metterci diciamo, una firmetta, un firmino, io spero che invece venga tradotta ancora, perché voglio anche essere, in qualche cosa di concreto. Quindi porti gli atti che ha, se ce li ha, altrimenti si faccia 2 domande e si chieda perché la sua maggioranza non le dà le informazioni necessarie per fare degli atti che diano delle risposte alla cittadinanza. Non si può applaudire qui dentro, non si può applaudire, lo dico a tutti quelli che vengono, di qualsiasi gruppo, quindi lo ripeto anche oggi, non si può applaudire, così come non si possono dare segni di disapprovazione, è il regolamento voluto da tutti e ci terrei che fosse rispettato. Andiamo avanti. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, io anticipo che dopo mi applauderò da solo, posso farlo? Però poi mi prendo una segnalazione, quindi no, non ho clac, quindi un applauso me lo faccio. La capisco. Allora, dicevo, l'intervento fatto dalla collega è un intervento reale, fatto con cognizione di causa, perché ci siamo trovati nella commissione a dover apprendere questo meccanismo, questo modus
di votazione veloce, anche se non era nella volontà, però i tempi sono stati quelli. Io ricordo infatti, perché siamo consiglieri, come diceva la collega, quindi dignità a questo ruolo, ed è una cosa che qualcuno si dimentica quando poi il consigliere non può fare il consigliere, poi lo spiego perché non lo può fare. E io feci una battuta in commissione dicendo: quanto tempo abbiamo, Presidente? Perché se abbiamo 20 minuti, mezz'ora per discutere questa cosa, è ovvio che non abbiamo la possibilità di fare interventi a lungo, perché bisogna votare e bisognava andare in capigruppo. Ma ho chiesto anche un'altra cosa: se era modificabile, ci si poteva lavorare sul risolve. E vedo che, al di là del sorriso e della positività che lei, Presidente, ha sempre nei suoi modi, però mi sembra che è rimasto tale e quale. Allora, che cosa si evidenzia? Si evidenzia che Arco di Travertino è un argomento strategico per il nostro municipio. Non è che il nostro municipio può essere dotato di questi interventi, di questi spazi, di queste opportunità ogni mese, ogni anno. Ne capita, no? Capita queste occasioni capitano di rado, e quindi ragionare sul come, sul perché e sul quando, secondo me, è fondamentale. Ora, non si può sempre dire, cara Presidente, intanto diciamo le linee guida, non si può sempre dire poi entreremo nel merito, perché il consigliere, e quindi il rappresentante dei cittadini eletto, deve poter dare il proprio contributo. Perché a me non va bene che io ho saputo dal comitato di quartiere presente quello che io non sapevo. Ora, che non lo so io può anche andar bene, ma che non lo sa la commissione, ok, di un lavoro, di un'eventuale idea, di un eventuale progetto, eccetera eccetera, quindi di una confusione. A me quello che mi è rimasto è la confusione che mi ha colpito, no? Non tanto quello che si può dire, perché la dialettica ci può stare in certi meccanismi di lavoro, di commissione, di consiglio, eccetera. Ma quello che a me ha colpito è la confusione, cioè l'intervento di un comitato a me mi fa venire la confusione. Perché? Che cosa si farà? Dove si vuole arrivare? Perché se poi io mi guardo nella commissione con i commissari e vedo un attimino, oddio, quale progetto, 1, 2, 3, tutta la ASL, un pezzo, solo uffici, tutta la polizia locale, beh, per quanto io possa essere, tra virgolette, educato, comprensivo, eccetera, però poi non è proprio così, cioè dal punto di vista politico non mi trovo nella condizione di poter fare il mio lavoro in modo corretto, perché il comitato mi dice, di quartiere, che io non so nulla. Perché così ha detto. Ah, ci sono altri progetti. Ho capito. E chi l'ha visto questi progetti? Ma sono validi? Cioè, erano idee? O sono cose che si possono perseguire? Quindi, Arco di Travertino è fondamentale. Poi dopo è normale che una volta che uno l'ha collocata, è normale che poi ci si lavora. Una volta che sa quali sono i riferimenti di tale struttura e quello che ci si può fare, poi ci si lavora. Una risoluzione che dia alla Presidente la forza, io sono d'accordo, perché comunque qualcuno deve andare a sollecitare sta struttura, però, perché sennò sono diversi anni che sta ferma lì. Qualcuno però si dimentica che quella struttura l'ha tenuta appositamente così sotto scacco chi ha gestito il municipio ex nono. Questo non lo diciamo mai, però, perché rimane difficile dirlo, perché comunque da attività, no, per attività ricreative, associazionismo, no, tutta una serie di cose per i cittadini, però poi quella roba è rimasta ferma. Oggi
L'ASL dice: a me interessa. Oggi lo dice. Ieri, no, no, a noi non ci interessa proprio, non ci abbiamo i soldi. Perché forse qualcun altro aveva chiesto qualcosa. Qualcun altro aveva chiesto di far sì che in quella struttura ci potesse andare altro. Quindi una sorta di melina che comunque ha pagato il territorio, a prescindere. E allora, in questo momento che il territorio paga e i consiglieri di prima, di oggi e di domani, no, dovranno comunque cercare di garantire un risultato, perché questa è la nostra funzione, io non mi sento così lineare e tranquillo di votare un qualcosa che non mi specifica. Ecco qual è la mia confusione. Sono positivo, andiamo insieme a fare tutto ciò che serve, ma bisogna essere comunque abbastanza, non dico precisi, ma convinti. Dobbiamo avere notizie convinte e precise di quello che è possibile fare, proprio per non passare per quelli. Quanto mi manca, Presidente? Eh sì, perché voglio essere preciso. Quanto? Così pochi? E voglio, capito, essere convinto di poter dare un contributo, perché poi si può dire sempre tutto il contrario di tutto. Allora, perché fare un atto generico? Fare un atto tanto per farlo, per stare sul pezzo? Quindi quando la collega, che non mi trova sempre d'accordo con lei, ma in questo caso aveva solo sottolineato la possibilità di dire: non siamo così veloci, perché è un pezzo strategico di un quadrante che è un crocevia del municipio. Ci devono andare tutti i vigili? Bene, può essere giusto, non è giusto? È normale che vogliamo sentire anche la struttura. Noi non ci dobbiamo limitare, ma questo lo dico con molta tranquillità, perché poi dopo qualcuno commenterà. Perché noi non capiamo che siamo rappresentanti, lasciamo perdere le associazioni, lasciamo perdere il cittadino, uno vale uno, uno vale cinque, quando poi chi vota siamo noi, e un domani che c'è una votazione, ci sono i nomi. Chi ha deciso di fare ciò? Il consigliere X. Quindi bisogna essere coscienti, se dobbiamo capire, non si fa una risoluzione solo per dare forza. Ok, la nostra Presidente ha la capacità di poter muoversi, non è che non ce l'ha, ha fatto dei tavoli, quindi parla con chi di dovere per avere delle risposte, però noi abbiamo un altro ruolo, noi dobbiamo comunque contribuire a far sì che la cosa possa essere, come si dice, possa essere un'attività, ci si possa fare un'attività sostenibile, possa essere un progetto sostenibile, perché sennò passano gli anni, ripassa un'altra consigliatura e ci dovremo a parlare, chi per noi, di un qualcosa che abbiamo lasciato in modo un po' confuso, ma non per colpa nostra, per colpa di chi ci deve dare indicazioni, per gli attori che sono ASL, vigili urbani e il parco del parco dell'Appia. Che ci viene a fare il parco dell'Appia da noi? A rubarci un altro pezzo di spazio? Vedi se ce lo danno loro lo spazio lì dentro. Allora dobbiamo mettere un ufficio di informazione comunale, municipale, che parli, che spieghi, che dia notizie di tutto il territorio, non solo del parco dell'Appia. Questa era una tra le battute che avevo fatto, ma neanche questo vi ha colpito, cioè neanche questo vi ha fatto un po' di effetto, e l'ho ritrovata qui. Perché sicuramente l'ente parco, voglio dire, ha simpatia nei confronti di un territorio e quindi vuole esserci, no? Va bene mettere biciclette, va bene tutto, purché insomma si possa andare avanti. Io chiudo dicendo che ha ragione, e devo dare ragione oggi alla collega, questa roba si fa in bilancio, cioè non si fa tra noi qui, noi dobbiamo essere convinti e sapere notizie di quello che succede, perché le dobbiamo riportare e dobbiamo stare a posto con la coscienza, ma vanno messi i soldi in bilancio, quindi durante la sessione di bilancio si mettono i soldi, si fanno le schede SAP, vanno date alla commissione bilancio del Comune di Roma, che inserisce nel programma triennale delle opere pubbliche.
Dici, ma dobbiamo fare noi? No, non spetta a noi, spetta all'amministrazione comunale, però deve arrivare qualcosa che all'amministrazione comunale, almeno da parte nostra, sia chiara. Poi con tutti i casini che ci stanno oggi, che no, oggi ci siamo e domani no, poi la colpa se la prenderanno chi di dovere. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, per questo ho chiuso, Presidente, così dico anche, non faccio, non utilizzo anche il tempo per fare le dichiarazioni, per questo motivo come Fratelli d'Italia mi asterrò dalla votazione di questo atto, perché oltre alla positività, perché qualcuno può dire ma perché non ti piace, sì mi piace tutto, però vorrei un po' capirlo. E se lo capisco io, lo capiscono tutti. Tempo scaduto. Quindi se riesco a capirlo, bene, se no come non l'ho capito, mi astengo, sempre nella positività che possa andare avanti. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Sono entusiasmato che si è svegliato il consigliere rispetto alle richieste che faccio da molto tempo rispetto a queste risoluzioni che, come dire, mancano della parte più importante. Ho chiesto quando il tecnico ha portato il progetto di vedere gli atti amministrativi, che vuol dire quanto costava l'operazione. L'ho chiesto non solo per questo atto, ma per tutti, ma non mi è sembrato, non ho avuto risposta, non ho avuto esito, perché gli atti amministrativi sono poi quelli che determinano la fattibilità, invece dare esecutività agli atti è una cosa impossibile, perché mi chiederei allo stesso modo l'impegno assunto per Quarto Miglio, per via Demetriade, per il cinema Airone, per la cultura, per via Cesena, per la pista ciclabile e per via Taranto. Tutta questa roba è una percezione del fare, lo ridico ogni volta, anche in commissione. Ci vuole l'impegno e negli atti che facciamo ci vogliono le somme. L'ultima cifra in basso è quella che comanda. Allora, il coraggio del fare dipende da questo. Io ho saputo oggi, solo oggi, quanto verrebbe a costare, ma non perché ho visto un atto vero che è passato in commissione, ma perché sono andato a informarmi, a guardare quant'è potrebbe essere un costo. Allora, ringrazio qualche altro consigliere che si è premurato insieme a visionare, a cercare di capire quanto potrebbe essere l'impegno di spesa. Quindi 4 milioni di euro sono tanti. Allora, perché bisogna ristrutturare e fare qualche impalcato in più nell'hangar a doppia altezza, sono circa 3200 metri, si dovrà fare una struttura in acciaio che raddoppi la superficie. Beh, c'è stato un progetto che abbiamo visto a colori, però voglio dire, era un'intenzione, però l'aspetto dare esecutività a quel progetto vuol dire produrre un progetto esecutivo con i costi veri, quelli che poi vanno nell'impegno, nel bilancio, per avere la certezza di fare un'opera. Ma non è stato possibile vedere, perché ogni volta ci fermiamo prima della curva, poi andiamo a fari spenti nella notte e sbattiamo contro il muro. E non si fa così. Mi dispiace, ma non si fa così, e l'ho detto per molti atti che sono passati in commissione e si sono votati in quest'aula. Io ho fatto un lungo elenco che era qua dentro, adesso non c'è più. L'ho rifatto oggi, un elenco lunghissimo di opere, di intenzioni, però che mancano poi di esecutività. Quindi io mi domando, uno, l'ASL ha dato un impegno, quindi un impegno concreto che accetta poi di pagare l'affitto in tale struttura? Perché l'investimento lo fa il comune, poi la locazione la paga al comune di Roma, la regione Lazio, quindi l'ASL. Due, è la sede amministrativa che dovrà fare per le due RM che si sono fuse, oppure farà un ambulatorio o una casa della salute? Cioè, su questa roba l'interlocutore principale, che è la Regione Lazio, non c'è stata. E va bene. Ora io mi domando, l'altro giorno abbiamo iniziato una discussione, come abbiamo girato l'angolo per partecipare alla conferenza dei capigruppo, leggo, è stata approvata velocemente.
Io non capisco se l'urgenza dell'intenzione è paragonabile al desiderio vero del fare. Cioè, aspettare e trovare, come dire, una quadratura puntuale su quello che stiamo facendo vuol dire realizzare poi qualcosa. Lo facciamo per l'illuminazione pubblica, lo facciamo per tante cose. Stiamo lì al chiodo, però poi di fatto vedo che si fa niente. Cambiamo i regolamenti, però poi di fatto non succede nulla. Allora, io, le intenzioni di fare, di recuperare quegli spazi, come dire, è una cosa scontata, c'è la risoluzione già fatta dal nono municipio che poneva, diceva di fare degli spazi sempre culturali. C'è stata poi un'altra risoluzione nella passata consigliatura qui in questa sede e adesso ci troviamo a puntualizzare di nuovo questo impegno in cui focalizziamo 5 punti. Io ripeto, io ho delle perplessità rispetto all'esecuzione in una struttura lamellare di tutta questa roba, perché bisogna fare una struttura nella struttura in acciaio, gli ambienti che devono essere fatti per la Polizia Municipale devono essere particolari e riservati, non è che mi devono ascoltare, non sono in banca né alla posta per compilare un modello, ma sono operazioni che hanno bisogno di una privacy. Quindi se c'è l'università che sta lavorando, ci facesse vedere un esecutivo vero dove saranno messe le finestre. Questo è un problema, sembra nulla, però poi ci scontreremo col fatto che tutti gli ambienti devono avere una superficie finestrata e mi sembra che l'ambiente come è fatto, l'ambiente sotto il legno lamellare, abbia una conformazione che va approfondito, quindi vedere gli elaborati e lavorare in commissione su questo aspetto ci poneva una tranquillità per tutte le forze politiche nel dire sì, ma soprattutto quello che manca, e sono contento che finalmente molti consiglieri tirano fuori l'aspetto più importante che è il bilancio. L'ho già detto 2, 3, 4 volte, l'assestamento di bilancio nel piano triennale, quali sono le opere? L'ho detto pure per Quarto Miglio, dove abbiamo fatto un grande plauso, riapriamo la strada di via di Quarto Miglio perché oramai abbiamo fatto la risoluzione. No, per fare un esproprio ci vogliono i soldi, per fare via Demetria del collegamento con Campo Barbarico ci vogliono i soldi, quindi tutte le memorie di giunta, gli atti che abbiamo approvato devono avere esecutività. Quindi io lo chiedo fortemente perché il tempo sta scadendo. Non è che possiamo dire dopo, vabbè, non è stato fatto prima, noi ci siamo impegnati a fare la gara. No, qualche cosa bisogna fare, perché i cittadini, poi sono tutti cittadini, e se si aspettano qualcosa bisogna farla. Finisco nel dire che io mi auguro che si possa cambiare modello e marcia, portando nelle commissioni le cose che devono essere portate, perché continuare a discutere e rendere problematico l'inutile diventa faticoso per tutti quanti. Se portiamo atti concreti in commissione, quelli con le cifre in basso, anche per le piccole delibere sulla cultura, come ho già detto, non faremo solo cosa gradita a tutti i cittadini e anche a noi dell'opposizione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Come diceva il consigliere Fulvio, stiamo parlando di un'opera importante che riguarda il settimo municipio. Però ecco, qui abbiamo nel considerato la data di novembre 2013, ma nel nono municipio noi incominciammo a parlarne molto prima, con diverse risoluzioni che avevamo fatto anche in precedenza rispetto a questo diverse. Poi successivamente anche il settimo municipio ha fatto altre risoluzioni rispetto a questo. Oggi facciamo l'ennesima risoluzione rispetto alla riqualificazione del manufatto di Arco del Travertino.
Io penso, Presidente, che noi abbiamo perso moltissimo tempo, perché stiamo parlando almeno di 8-9 anni che stiamo parlando della sistemazione e che cosa metterci appunto nel manufatto di Arco del Travertino, e abbiamo preso abbondantemente in giro i cittadini che aspettavano una riqualificazione importante in quella, in una parte del territorio, dobbiamo dirlo, molto sofferente, perché l'Arco del Travertino si trova per diversi aspetti, il parco è stato d'abbandono, ma tutto un po' è stato di grossissima difficoltà l'area dell'Arco del Travertino. Ma io dico che io lo feci presente pure, ricordo, e stiamo parlando prima del 2013, quando avemmo come municipio un'interlocuzione con l'assessore Calamante, quando io dissi 902 posti macchina per farci che cosa? E l'assessore mi dice un parcheggio di scambio, ma voglio dire, il parcheggio di scambio si fa normalmente fuori del raccordo anulare, casomai per la stazione Anagnina, per la quale più volte ci siamo espressi anche adesso che mancano parcheggi per la zona della fermata metro Anagnina. E rispetto a questo, ecco, spendemmo soldi, io penso, per questo parcheggio che non aveva nessun significato. Allora, forse oggi può avere, dopo 10 anni, un qualche significato se noi pensiamo di metterci, ad esempio, il discorso della ASL. Ma io dico anche, rispetto alla ASL, ecco, qui c'è un consigliere che con me, Domenico Carlone, era consigliere nel settimo municipio, nel nono municipio, voglio dire, anche rispetto alla ASL, più volte la Presidente, allora Fantino, del nono municipio, si incontrò con la ASL, l'ASL era disponibile, non si seppe per quale motivo poi non andò l'ASL lì, ma diciamo che anche di questo da sempre ne stiamo a parlare. E poi il discorso anche della sicurezza, la sicurezza che allora pensammo anche a una stazione dei carabinieri o comunque un posto fisso di polizia di Stato. Ma questo per arrivare a che cosa? Io dico, una risoluzione non si nega a nessuno, diceva qualcuno nell'ex nono municipio. Io voglio dire però, questo non è un atto di indirizzo, questo è un atto di super indirizzo. Cioè, io vorrevo, e ho chiesto pure in commissione, maggiore concretezza rispetto a questo. Rispetto alla ASL, il comitato di quartiere Arco di Travertino, Tuscolano Arco di Travertino, si è incontrato più volte, a me aveva riferito, con la Presidente e con anche la ASL, prima che noi, chiaramente, come succede spessissimo, ne discutessimo in commissione, si era incontrato e mi diceva il Presidente: cosa stiamo andando avanti? Ah, io dico, non so nulla rispetto a questo. Comunque, importante che ci sia il comitato di quartiere che comunque interloquisse con la Presidente e con l'ASA, speriamo che il discorso porti a un risultato, finalmente. Però, ecco, voglio dire, quando discutemmo in commissione, oggi lo ripeto, io dissi, ma l'ASL per fare che cosa lì all'interno? Non possiamo dire soltanto ci andrà l'ASL, metterà ambulatori, metterà, ecco, la casa della salute, ma che significa questo? Il poliambulatore, e poi andiamo a chiudere altri poliambulatori? Ci vuole chiarezza rispetto a questo, anche perché la nostra Presidente siede nell'assemblea dell'ASL, dove sono presenti tutte quante le figure importanti rispetto alla sanità del territorio, e rispetto a questo ci deve essere anche un discorso protagonista della Presidente. Però voglio dire, oggi come oggi non si capisce bene che cosa, poi, se non un discorso generico, casa della salute o poliambulatori, poi non è la stessa cosa, però che significa fare un poliambulatorio
serbatoio, grande, piccolo, chiudiamo questo, apriamo quest'altro, che significa? Io chiesi in commissione, aspettiamo, non c'è questa urgenza di portare questa risoluzione, come ho detto, di superindirizzo. È importante che in un certo senso diamo maggiore concretezza a questa risoluzione, a parte il discorso che non si parla di risorse, ma questo potrebbe andare pure bene in una fase di indirizzo, ma deve essere un indirizzo vero, comprensibile. Oggi io non vedo un indirizzo comprensibile rispetto anche alla polizia locale. Io dissi, andiamo a un incontro con la polizia locale per vedere anche quelle che sono le esigenze della polizia locale del nostro municipio, e anche rispetto a questo non c'è stata disponibilità da parte della maggioranza. È chiaro che poi anche chiesi al presidente della commissione rispetto allo stato d'abbandono dell'area verde attigua al manufatto, che è un'area comunque che è importantissima per i cittadini e sta in uno stato di superabbandono, anche rispetto a questo. Perciò, fermo restando, come ho detto, che una risoluzione se ne nega nessuno, però dispiace se poi diventa un'altra volta una grida manzoniana, come è stato purtroppo nel passato. Ecco, la raccomandazione mia è comunque non ci può essere un voto favorevole rispetto a questo, proprio perché noi chiederemo di fare una risoluzione che indicasse con più precisione quelle che sono le nostre richieste rispetto a Arco del Travertino. E potrebbe ritornare, io dico, non posso votare, come ho detto, a favore, mi astengo rispetto a questo. Comunque potremmo riportarla in commissione per dare un'indicazione più precisa, perché così, con la troppa generosità con la quale è stata scritta, c'ha un significato, io dico, relativo e non determinante. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Allora, io ho sentito delle affermazioni che mi lasciano alquanto perplesso, perché questo manufatto sta lì, giace, dormiente da, ho sentito dire, 8-9 anni, lo sappiamo tutti, chi abita in zona lo vede lì chiuso. È stata portata la fermata della metro, scusate, la capolinea degli autobus, si è creato un polo quindi dei trasporti ed è rimasto, ed è ancora lì quel manufatto che, ricordo, è costato 10 milioni di euro per un totale di 35 milioni tutto il complesso, compreso i parcheggi eccetera. Quindi parliamo di un'opera di 35 milioni, di cui 10 per fare un agorà al coperto, che poi è stata fatta, ma probabilmente non si sapeva neanche cosa dovesse contenervi, perché se ancora lì vuota, evidentemente non si avevano le idee chiare quando è stato fatto il progetto. Dice, adesso facciamo, sono 10 milioni, che ci facciamo 10 milioni? Vabbè, 1,5 milioni apriamo un asilo, e, che ne so, poi c'è un po' di altre attività che potremmo mettere, per esempio gli AIC, che sono sempre una risorsa diciamo preziosa per i bambini, li lasciamo stare, però 10 milioni li mettiamo per fare questo. Vabbè, erano forse opere a scomputo che dovevano essere in qualche modo messe lì, in quella zona, e sono rimaste fermi 10 milioni per 8-9 anni. Ora non voglio fare i conti sul ritorno di investimento di 10 milioni fermi. Detto questo, volevo solo, a questo punto ritornerei un attimo a quelle che sono state, a quelle che sono i punti del nostro risolve, perché il 14 di aprile in una commissione pubblica il progetto è stato portato. Non è che adesso noi leggiamo queste 5 righe
e non sappiamo esattamente di che stiamo parlando. L'abbiamo visto, ci è stato spiegato, è stato un progetto abbastanza dettagliato, nella sua parte di progetto di massima naturalmente, no? E allora cosa dobbiamo fare noi come consiglieri? Me lo avete insegnato voi un anno e mezzo fa, due anni fa, quando abbiamo iniziato questa esperienza. Abbiamo detto, beh, noi dobbiamo dare degli atti di indirizzo, cioè noi dobbiamo dire alla Giunta cosa fare e cosa non fare, su cosa, no, dove andare a premere, sulla, quando andare a premere sull'accelerazione, su quali temi e su quali invece non ci interessa perché non sono di interesse pubblico. Ecco, io ritengo che questo sia di interesse pubblico, ok? E nell'interesse pubblico che noi abbiamo raccolto quelle che erano le esigenze della cittadinanza, che già erano in nuce dal passato, perché il tema dell'ambulatorio era un tema sicuramente caro anche prima. C'è una mancanza, si sente con la chiusura degli ambulatori di via Acqua Donzella, di avere un punto di dove i cittadini potessero andare nella zona. Ora, ho letto che qui non si capisce cosa sia una casa della salute o un poliambulatorio, ma che sarà mai? Una casa della salute è una cosa molto semplice, cioè su ASL Roma 2 c'è scritto cos'è una casa della salute. Ok, la casa della salute offrono ai cittadini un'unica sede territoriale di riferimento alla quale rivolgersi in ogni giorno per i diversi servizi sociosanitari, tra cui quelle per le patologie croniche. Quindi non è che sono uffici amministrativi dove ci vanno, no, gli amministrativi a fare le pratiche e poi dopo il cittadino deve andare ancora a via Osta, eccetera. No, sono ambulatori, sono servizi per i cittadini, cosa che i cittadini hanno richiesto. Ebbene, noi l'abbiamo inserito. Realizzare una velostazione per il Grab, perché stiamo agendo su una modalità di trasporto anche, come si dice, mobilità dolce, biciclette con ciclabili e altro, è bene che ci sia anche un posto dove ci sia una officina, un punto di snodo per le biciclette. Dotare il territorio di locali adeguati all'erogazione diretta o indiretta di servizi ai cittadini. Che cosa sono i servizi ai cittadini? Quelli che un cittadino serve, che ai cittadini serve e quando si rivolge a una pubblica amministrazione. Quindi ci sarà un punto informativo del municipio probabilmente. Vogliamo che ci sia, ci si pensi a questo. Vogliamo escludere l'ente parco? Ma io voglio dire, un gabbiottino all'ente parco lo darei, se vogliamo sviluppare un'azione di promozione del turismo sul nostro territorio. Sappiamo che i turisti che cosa fanno? Vengono, si fermano a Roma centro, da noi non arrivano mai. L'Arco di Travertino è un punto di snodo? Beh, facciamo in modo che diventi un punto di snodo con dei servizi. Quindi a me non sembra che tutte queste richieste siano così campate in aria oppure siano prive di senso. È stato privo di senso quello di non farlo forse prima, forse due anni fa. Pensare di mettere un progetto a bilancio, ma un progetto di cosa? Cosa metti a bilancio? Ce l'hai un'idea di cosa ci vuoi fare? Metti a bilancio un'idea? Così, per farci cosa? Questo è il tema, che noi dobbiamo dare delle indicazioni chiare, come lo abbiamo fatto per le opere a scomputo. 51 milioni di euro fermi per le opere a scomputo da anni. Perché? Perché i dipartimenti non sapevano se fare A o B, perché siccome veniva descritto di mettere A, B, C, D, E, poi dopo non potevano scegliere. Allora l'atto di indirizzo che valore ha? Valore di dire al dipartimento prima A, poi C, poi D, poi B. E fai questo. Questo dobbiamo fare noi come responsabilità, ce la vogliamo prendere questa responsabilità o vogliamo ancora stare a fare a fermarci sulle parole? Certamente dopo l'atto di indirizzo, che rende chiaro che cosa ci vogliamo fare, cosa deve diventare in modo preciso, poi dopo ci saranno tutti gli atti conseguenziali. È normale che bisognerà prevedere voce di bilancio, inserimento nel bilancio di investimenti, eccetera. È normale, ma non lo devo dire io, perché non è un fatto politico di indirizzo, è un fatto magari amministrativo, di giunta. Quando la giunta ha un impegno, si impegna affinché poi ciò che il consiglio
richiede venga realizzato. Come? È un fatto di giunta. Ma se la giunta non ha un indirizzo chiaro, rimarrà sempre a girare, ci facciamo questo, ci facciamo quell'altro, non lo so, e rimane lì per 8-9 anni, 10 milioni fermi per 8-9 anni. È questo che vogliamo, che i 9-10 anni, che 8-9 anni diventino 10-11-12? Non lo so, ditemi voi. Quindi questo intervento vuole solamente portare all'attenzione la responsabilità che abbiamo rispetto ai cittadini di quel quartiere, di quel quadrante, ma di tutto il nostro municipio e forse anche di tutta Roma, perché Arco di Travertino è una stazione importante di una linea importante della metropolitana che per gran parte passa nel nostro municipio. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, scusate, io non intendevo intervenire perché non essendo componente di questa commissione non ho partecipato alla discussione, però mi sembra veramente allucinante concludere la discussione in questo modo, mi aspettavo una risposta da parte della maggioranza, del Presidente della Commissione rispetto a delle domande precise che ha fatto la consigliera Vitrotti, che oltretutto mi sembra, diciamo, non fossero né a risposta multipla né a risposta scritta, erano semplici, o sì o no, c'è un poliambulatorio o c'è una casa della salute, questo progetto è stato inserito nel piano triennale degli investimenti, sì o no, ci saranno degli ambulatori o ci saranno degli uffici, le domande sono semplici ma noi chiediamo altrettante risposte semplici e non è possibile che pensate di cavarvela in questa discussione senza rispondere, lo dico innanzitutto al capogruppo, al consigliere Giannone che continua a comportarsi come un consigliere di opposizione, voi state governando, lei è il capogruppo del partito di maggioranza che amministra questo municipio e dovete darci delle risposte, lo dico al consigliere Rinaldi che è il presidente di questa commissione, se non sapete rispondere voi lo dico alla consigliera Lazzazzer, al consigliere Gunnella, alla consigliera Di Chiara, al consigliere Candigliota, alla consigliera Ariano, al consigliere Pompei, al consigliere Lazzari, al consigliere Tosatti e alla consigliera Tripputi, vi ho nominati, e alla consigliera Zitoli, dato che si comporta come una qualsiasi consigliera invece che come presidente di questo consiglio. Qualcuno di voi, dato che vi ho nominati e potete chiedere secondo il regolamento il diritto di replica, risponda a queste domande e se non sapete rispondere voi, risponda l'assessore qui presente. Ci aspettavamo la presenza dell'assessore Vivace, dell'assessore ai lavori pubblici oggi su un tema così importante. Non c'è. Risponda lei, assessore Commiso, che oltretutto è l'assessore al bilancio e vicepresidente, perché non si può andare avanti così. Noi pretendiamo una risposta e se nessuno di voi, a seguito del mio intervento, saprà dare una risposta a queste domande, dovete solamente ritirare l'atto e chiedere scusa. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Fanno sorridere le dichiarazioni di voto, bene. La sua? Grazie. Non ho capito che cos'era. Una dichiarazione di voto? Bene, sì, di voto. Assolutamente. Allora, visto che bisogna prendersi delle responsabilità e non bisogna buttarla in caciara, io ero stata abbastanza chiara. E io non mi riferivo al progetto di cui ho fatto, diciamo, anche menzione durante il mio intervento visto con l'assessore, mi riferivo a un progetto della ASL, di cui qualcuno sa e noi non sappiamo nulla. Mi riferivo al fatto, e mi dispiace che qualcuno prima di me ha cercato anche un po' di... però io quella fase me la ricordo perché... me ne sono occupata, era il momento in cui c'era l'accorpamento dell'ASL, allora RMC, allora RMB, oggi diventata Roma 2
E se a voi sembra strano, invece scoprì io stessa, perché ci fu un delegato alla ASL presente nella commissione che ce lo disse, che sono due budget, due impegni economici diversi, cosa che oggi è stata superata perché la ASL RM2 invece dispone di una diciamo, possibilità economica messa insieme, nata dall'accorpamento delle due ASL. Ma quando vi si chiede se ci va o no una casa della salute, oppure se è vero che si chiude via di Nocera Umbra per sguarnire un posto e quindi non fare servizi in più, non è banale, perché dimostrate che voi non conoscete quello che sta succedendo su questo municipio. Lo sapete che c'erano degli impegni importanti sulla possibile apertura di via Antistio come casa della salute? Lo sapete o non lo sapete? Perché se è così stiamo chiedendo le cose senza senso. Allora non ci chiedete il contributo se poi quando arriviamo di fronte ai fatti ci sono le continue, i muri di gomma. E non è banale, tra l'altro ci teniamo tutti all'ambiente, al decoro, sappiamo tutti che lì c'è un parco e durante quei 10 minuti di commissione è uscito fuori che quel parco è mezzo autogestito. Qualcuno lo apre, qualcuno lo chiude, qualcuno... però qui siamo tutti pronti e bravi a fare i regolamenti di adozione del verde pubblico, però quello che potrebbe essere il momento in cui invece ce ne prendiamo cura di quel pezzo di verde e lo inseriamo per esempio in questo progetto, e quindi l'anteparco lo possiamo chiamare anche per questo, non per dargli un gabbiotto, gli possiamo dare un gabbiottino. Ma scusate ragazzi, qui non siamo al mercato, però io mi rifiuto di pensare che la trattazione, diciamo, avuta nel corso degli anni non è che è stata banale, ci sono fior fiori, lo ricordava prima il consigliere Doti, di risoluzioni, e quindi non è che noi non chiedevamo niente in bilancio, anzi mi correggo, a fronte di una risoluzione votata qui, noi chiedemmo di inserirlo nel piano triennale, l'avete fatto o no? Queste sono le risposte per cui io mi sento sicura che quest'atto vale qualche cosa. Se no, se ha risposto il consigliere Giannone, sì, già questo posto giace chiuso lì per altri 10 anni. Non c'è una vostra intenzione di riportarlo in commissione. Il tempo è finito, dichiarazione di voto. E quindi, viste le solite premesse, visto il solito modo di lavorare del tutto insufficiente e che a questo punto occorre condannare, vista la superficialità con la quale vengono trattati certi argomenti, il Partito Democratico vota contro. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano? Eh sì, perché io non avevo detto prima il mio diciamo, la mia intenzione, però utilizzo questi 26 secondi per dire che qui nessuno asciuga gli scogli, per cui mi piace questo clima, mi piace questo confronto, Fratelli d'Italia ci sarà, qualunque cosa dobbiamo fare andiamo avanti, però voglio dire, cerchiamo di essere abbastanza intelligenti, perché la provocazione è facile farla, qui chi è che si tira indietro? Nessuno si tira indietro una provocazione, ci mancherebbe, la dialettica politica è il sale della democrazia e noi, io giro sempre col sale, quindi sono sempre astenuto, grazie. Andiamo avanti, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Io già l'ho detto in precedenza, l'astensione non può essere un voto diverso dall'astensione, o comunque poteva essere un voto contro. Voglio dire, la risoluzione è chiaro che dice cose positive, soltanto che, come ho detto io, è molto generica, perciò non può essere portata così all'attenzione del Consiglio. Io ho richiesto in Commissione maggiore precisione rispetto alle indicazioni, perché essendo molto molto generica, purtroppo, e io dico purtroppo e speriamo di no, seguitiamo a prendere in giro i cittadini, perciò come Forza Italia ci asteniamo. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni. Allora, se non ci sono dichiarazioni, io passerei alla votazione. Giannone? Sì, Presidente, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente per i motivi di cui ho appena nel mio intervento esposto, e non cado in nessuna provocazione, io non devo andare via, io voglio che voi vi vergognate di questi 10 milioni che sono rimasti lì fermi per 8 anni, chi c'era prima si doveva vergognare.
ok? Questo è il motivo di vergogna, perché se oggi noi stiamo dando un indirizzo a un'opera che vi ricordo che non deve fare il municipio, ma che deve fare il comune, e che sta aspettando un indirizzo, sta aspettando noi, e noi oggi diciamo aspettiamo un altro poco. Benissimo, noi abbiamo le idee chiare perché abbiamo sentito i cittadini, sappiamo cosa vogliono i cittadini e lo abbiamo scritto in quest'atto. Voi vi astenete, votate contro, ognuno si prende la propria responsabilità, non è un problema, vuol dire che lo porteremo noi quest'atto, lo sosterremo noi, e per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, io non avrei voluto fare nessuna dichiarazione di voto, però mi prendo questi 4 secondi per ribadire al capogruppo pentastellato, che fa qualche confusione come al solito in tutti gli interventi. Caro Presidente Esimio, l'opera c'è, è lì. È un hangar che ci hanno dato allo Stato grezzo da ripristinare, da farci qualcosa dentro. Lei sta ragionando su qualcosa che c'ha. Magari mi farebbe pure piacere se mi ascoltasse, grazie. C'è l'opera, quindi lei si sta... No, dialogo, se vuole può rimanere. Grazie, io voglio dire proprio questo, che l'opera c'è. Noi stiamo ragionando, state facendo una risoluzione per mettere qualcosa all'interno di uno spazio progettato, realizzato da qualcun altro. Magari le macchine ci vanno poco sotto, però il PUP c'è. È uno spazio sopra di 3200 metri che deve essere attrezzato e dobbiamo decidere e trovare le risorse, per questo diceva la convenzione al tempo, per fare degli spazi destinati alla collettività. Questo diceva, nessuno è contrario alla decisione di fare un indirizzo su cosa metterci, ma quello che abbiamo richiamato e ho richiamato fin dall'inizio, non solo su quest'atto, è che la finiamo di fare opere di percezione ma non concrete, quindi mettere, come dire, l'aspetto economico al primo posto. Un progetto va guardato e visto bene in commissione. Portare questi atti vuol dire lasciarli in un tiretto per altri 10 anni. Esempio fondamentale, lo faccio ancora una volta, è la strada di via di Quartomiglio, dove avete elogiato subito si farà, ma mancano i soldi per fare l'esproprio della strada. Quindi, lo ripeto al Presidente insegnante, che non può dire che ci dobbiamo vergognare, altrimenti diventa veramente, cioè ragioniamo, secondo me ci sono i tempi per inserirlo nel bilancio, nel piano di assestamento, e allora si potrà ragionare concretamente su quello che si deve fare all'interno di quegli spazi pubblici. Grazie. Non, io non ho offeso nessuno però. Ma non ha detto la dichiarazione di voto, ha fatto un intervento senza dichiarazione di voto. No, stavo facendo un intervento per cercare di non essere... No, lei deve fare la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto, io naturalmente respingo al mittente questa tipologia di atti formulati. Quindi... senza impegni, voto contro, oh. Grazie. Presidente, articolo 64, richiamo 65, richieste per fatto personale, perché vorrei chiarire il mio pensiero. È concesso. Perché... e vorrei vedere se non è grazie. Concesso. E... Vabbè. C'è da ridire? C'è da ridire? No, dico, è concesso, nome, cognome. No, perché mi si viene detto di favorire, quindi è chiaro che va avanti. Vada avanti, consigliere Giannone, sì, è chiaro. Diciamo chiarire il mio pensiero, il progetto era quello che interno naturalmente, quello esterno c'è, lo vedo anch'io, è abbastanza grande, anche molto bello, sempre costato 10 milioni, quindi è chiaro che io intendevo la suddivisione degli spazi interni che, come lei suggeriva, non so che informazioni ha, pare costi 4 milioni, lei ha detto 4 milioni, quindi evidentemente sa che ci sono dei lavori da fare, non è che si fanno così, benissimo. Non... quindi io mi riferivo a quello, tanto per essere precisi. E riguardo alla, che fatica, alla, diciamo, inutilità presunta di questo atto, perché questa amministrazione, diciamo, non sarebbe in grado di portare avanti le cose, ricordo che 25 strade sono state rifatte ex novo mettendo decine di centimetri di asfalto e non mettendo buche,
è stato fatto un protocollo per le cavità. Significa che le cavità che purtroppo ci stanno, come dire, si stanno aprendo numerose, si stanno poi anche richiudendo, e non come alcune che rimanevano per anni. Ok? Voglio dire che la manutenzione delle edilizia delle scuole è passata da 350.000 euro nel 2016 a 1.800.000. Questi sono i dati concreti, poi uno li vuole leggere. Scusi Presidente, siamo sicuri che, okay, che rimane in tema il consigliere? Io sto rispondendo riguardo. Non ha capito. Io mi rendo conto che non si segue molto la dinamica del Consiglio. È un richiamo all'articolo per fatto personale, 3 vorrei minuti. Vorrei chiarire meglio che questo atto... Sì, sto dicendo, chiarisco il motivo. Chiedo scusa. No, non sto parlando delle buche in sé, sto parlando dell'efficacia dell'azione di questo governo. Ecco, benissimo, è stato chiaro adesso. Magari riguarderete il video così capirete, no? Di essermi riuscito a spiegare. Questo è quanto, grazie. Allora, votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Bene, passiamo al risultato, che l'atto viene approvato dal Consiglio con voti 12 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. Passiamo al punto successivo. Il punto successivo, vorrei un po' di silenzio, il punto successivo è l'interrogazione numero 19 del 2018, è venuto l'assessore, quindi possiamo riprendere due punti, ed è un'interrogazione a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti e Stelitano, avente ad oggetto situazione interventi di recupero e riqualificazione dell'ex cinema Airone. Lascio la parola per la consigliera Biondo. Grazie Presidente, intanto volevo fare, diciamo, una premessa, perché probabilmente io sono nuova in questo consiglio e volevo capire la ratio per cui ad un'interrogazione che riguarda un intervento di recupero di un manufatto non può rispondere l'assessore alla cultura, ma può rispondere l'assessore a bilancio e non l'assessore ai lavori pubblici che aspettavamo. Quindi semplicemente per capire qual è il, diciamo, il motivo per cui abbiamo mandato via l'assessore De Santis prima, perché non era, diciamo, sufficientemente competente in materia, e poi si presenta qui un assessore che ha un'altra delega rispetto al tema preciso dell'interrogazione. In ogni caso spero, diciamo, sarà in grado di rispondere adeguatamente. E faccio, mi scuso, ma faccio anche un'altra premessa, perché dato che appunto ci teniamo molto al regolamento, come lei ben sa, l'articolo 84,1 del regolamento ci dice che non si può rispondere ad un'interrogazione oltre i 30 giorni. E inoltre l'articolo 85 disciplina le interrogazioni con carattere di urgenza, che lei, in quanto Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza, può decidere di mettere all'ordine del giorno con appunto carattere di urgenza. Ecco, noi abbiamo presentato questa interrogazione in data 11 maggio 2018, oggi è il 14 giugno 2018, quindi non solo non avete riconosciuto il carattere di urgenza che avevamo richiesto, ma sono anche passati 33 giorni e non 30, quindi io vi chiederei, se tanto ci tenete al regolamento, di rispettarlo sempre, non solamente quando vi conviene. Entro nel merito. Risposta della... su questo? Per il regolamento? Ah no! Ah, perché pensavo che fosse un chiarimento, che lei ha detto che voleva un chiarimento, perché ci... Ah no, non serve chiarire, che viene portata in capigruppo e decidono i capigruppo se c'è carattere d'urgenza e a quale consiglio deve andare. Sì, e comunque sono passati 33 giorni, il regolamento scrive 30, lei ci ha ricordato che... No, io l'ho portata tutti, dal primo giorno. Soprattutto la sua maggioranza. Io l'ho portata dal primo giorno, i capigruppo lo sanno. In ogni caso la responsabilità di quando vengono calendarizzati gli atti è... la sua ed esclusivamente. Assolutamente, io la mia responsabilità è portarla in capigruppo e discuterla con i capigruppo. Vada avanti. No, è quando vuole lei un dialogo, sì, ma lei è la Presidente del Consiglio, mica è come noi che non valiamo niente. Lei va avanti, può andare avanti. Grazie, 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 la ringrazio. Allora, Assessore, adesso mi rivolgo a lei, così non, perché sa, qui a volte ho anche guardato intensamente qualcuno e si sono emozionati oppure hanno chiesto la, o hanno chiesto, diciamo, la replica. No, ha chiesto personale. Lei chiarimenti all'inizio. Scusi, Presidente, io vorrei parlare. Ha chiesto lei chiarimenti all'inizio. Di interrompere la seduta.
andiamo un attimo di là, chiacchieriamo. No, guardi, torniamo. Biondo, ha chiesto lei chiarimenti all'inizio, quindi se io ho frainteso io, le chiedo scusa. Io ho premesso che era una premessa e eventualmente poteva rispondere alla fine e farmi finire come lei pretende da tutti i consiglieri. Certo, no, okay. Quindi, lei chiedeva chiarimenti, io le ho chiesto. Chiedermi scusa e vado avanti. L'ho già fatto, okay. Consigliera Biondo, vado avanti. Allora, Assessore, l'interrogazione in oggetto oggi riguarda gli interventi di recupero e riqualificazione dell'ex Cinema America e sono contenta, tuttavia, di discuterla proprio oggi perché... scusate, del Cinema Airone, sono del Cinema Airone e sono contenta di discuterla oggi perché ho sentito più volte nella discussione odierna il richiamo al fatto che questo Consiglio deve dare gli indirizzi e che tutto ciò che qui abbiamo chiesto di fare alla Giunta viene portato a compimento. Eppure questa interrogazione parte proprio da una mozione che abbiamo votato qui in questo Consiglio il 24 ottobre del 2017, quindi 9 mesi fa, in cui il Consiglio del Municipio impegnava la Presidente ad interfacciarsi con il Sindaco e la Giunta affinché si potessero trovare i fondi necessari per riportare il Cinema Airone alla originaria conformazione, avviando gli interventi di riqualificazione necessari al recupero totale della struttura e ridando anche una dignità urbanistica all'interno del contesto in cui insiste, rendendola fruibile ai cittadini con un utilizzo idoneo e mantenendone il valore artistico e culturale. Ecco, Assessore, io mi trovo oggi a dover fare una domanda a voi perché più volte ho avuto modo di confrontarmi su questo argomento che solo 9 mesi fa era stato molto sentito dai miei colleghi di maggioranza, ma troppo spesso ascolto delle risposte del tipo che me lo dici a me? Guarda, no, lasciamo stare, ma io che te devo dire? Allora, dato che loro non mi possono di niente, lo chiedo a lei, Assessore, dato che la sua maggioranza non ha il coraggio di interrogare la Giunta su quelli che dovrebbero essere i propri adempimenti, lo facciamo noi. E quindi la domanda è, dal 24 ottobre 2017 e ancora prima, dal 19 giugno del 2016, data in cui vi siete insediati in questo municipio, che cosa è stato fatto concretamente per la riqualificazione del Cinema Airone? E in particolare, questo lo aggiungo proprio perché lei è qui oggi in aula, dato che chiedevamo di trovare le risorse in bilancio, è stato fatto un ordine del giorno, un emendamento, una richiesta formale di questa Giunta durante la discussione del bilancio a fine anno 2017 oppure no? È stata accolta oppure no? Perché se oggi dobbiamo discutere di quello che semplicemente si intende fare e di quello che invece poi non si fa, io vi alzo una palla e vi do l'occasione per dimostrare ai cittadini che qualche novità su questo argomento c'è. Dato che però nessun consigliere di maggioranza ha, né tantomeno di opposizione, ma diciamo sarebbe una pretesa esagerata per come funziona questo Consiglio, ha notizie relativamente a questa questione e il Cinema Airone continua a versare in condizioni di degrado imbarazzante per tutti i cittadini di questo municipio. Sono ripassata proprio ieri appositamente in vista del Consiglio di oggi perché sapete dopo 33 giorni mi era anche venuto lo scrupolo che forse la mia interrogazione non fosse più diciamo così cogente come ritenevo e invece la situazione è sempre la stessa e quindi Assessore le chiedo a lei, alla Presidente, di sapere non quali interlocuzioni o telefonate avete fatto in questi mesi, ma quali atti sono stati messi in campo per avviare la riqualificazione dell'ex Cinema Airone. Buonasera a tutti. Consiglieri, Presidente, volevo subito dire che anche se mi guarda intensamente non mi emoziono, io quindi lo può fare tranquillamente. Per quanto riguarda il Cinema Airone, allora c'è stata questa mozione di ottobre da parte del Consiglio Municipale che è stata immediatamente trasmessa a chi di competenza, quindi all'assessorato di... Sì, certo che è normale. È poi normale che dopo un mese abbia già dato mandato al direttore dell'allora PAU, che era la dottoressa Graziano, che ormai non è più lì,
di fare e di predisporre tutti gli atti per eventualmente trovare i fondi per la riqualificazione del cinema Airone. Allora, posso dire che il cinema Airone, la riqualificazione, il progetto di riqualificazione del cinema Airone, perché prima di chiedere i soldi in bilancio non si chiedono voglio 7 milioni, bisogna che si faccia una stima, che si faccia un minimo, almeno un preliminare con una stima. Questa è la cosa. Quindi sul cinema Airone c'è già stato quest'atto e quindi si prevede un intervento di circa 4 milioni di euro. Ora, posso dare la notizia che i soldi sono stati identificati, quindi ci sarebbe la copertura a bilancio di questi 4 milioni di euro, ma stanno su degli interventi attraverso un finanziamento tramite gli oneri di d'urbanizzazione. Quindi io ho sentito e ho visto direttamente sia l'assessore Montuori che la presidente della commissione urbanistica, la dottoressa Iorio, e la delibera per l'approvazione degli oneri e la destinazione degli stessi alla riqualificazione del cinema Airone e la stanno lavorando. Quindi da un punto di vista politico la risposta, almeno fino adesso, c'è. Questa è la cosa. Quindi la destinazione, l'emozione che voi avete fatto, che il Consiglio ha fatto, avrà un seguito fino adesso nel Comune, perché sarà approvata una delibera che destinerà una parte di oneri di una riqualificazione direttamente alla riqualificazione del cinema Airone. Tutto qua. Sì, 3 minuti, consigliere Bruno. Grazie. Assessore, non posso dirmi soddisfatta perché ci ha dato 2 notizie. La prima è che avete, diciamo, dato mandato di predisporre gli atti, ma su questo poteva anche non disturbarsi perché era proprio l'oggetto della risoluzione votata dal Consiglio, che su questo mi permetterà di dire, diciamo, ha un potere maggiore di quello di una lettera inviata da un assessore ad un ufficio del Comune. Quindi questo può stare tranquillo, lo avevamo già chiesto tutti noi. E poi ci dice che, diciamo, questi soldi ci sarebbero, ma la delibera la stanno lavorando. Allora la domanda diventa: ma adesso in assestamento di bilancio che discuteremo a luglio, questi soldi saranno inseriti? Oppure forse dovremmo aspettare e quindi da 9 mesi passeremo a 1 anno? E allora, oppure lei oggi si vuole impegnare, se non ce la facciamo per luglio, che questi 4 milioni verranno inseriti nel bilancio? Sì. 2018? Sì, queste sono altre domande. Verranno inseriti nel bilancio 2019 a dicembre? Cioè, qualche impegno lo vogliamo prendere? Oppure, come al solito, ci sta dimostrando che noi veniamo qui, votiamo, lo dico anche a voi perché ne prendiate atto, votiamo delle risoluzioni che sono, appunto, ripetiamolo, degli atti di indirizzo nei confronti della Giunta, ma la Giunta viene qui dopo 9 mesi e ci dice che sicuramente ci sono state delle attività per sollecitare, ma la delibera non si sa quando, ma i soldi non si sa quando, e quindi la risposta oggi è che il cinema Airone rimane in queste condizioni e non si sa neanche per quanto tempo. Grazie. Io ricordo che è vero che non si può rispondere, ma non si dovrebbero fare altre domande nei 3 minuti, consigliera Biondo, ne abbiamo parlato talmente tante volte, non si devono fare altre domande perché altrimenti sarebbe logico, gioco forza, dover fornire altre risposte, perché e infatti adesso siamo... Assolutamente ogni cosa che sarà necessaria verrà discussa nella commissione preposta e lei potrà portare il suo contributo, tranquilla. No, la commissione sesta, dove forse c'è la consigliera Vitrotti, mi sembra, e poi tutti i consiglieri in consiglio, non lo scrivo io il regolamento, lo ripeto, non l'ho scritto io e non l'ho approvato solo io. Quindi consigliera Vitrotti, le vorrei far notare, consigliera Biondo, le vorrei far notare che magari le domande, no vabbè, è normale, Biondi, Vitrotti, chiunque, Giannone, siete tanti. No, siete tanti in quest'aula, perché forse lei non lo sa, lei se lo scorda, ma per me siete 24. Presidente, però volevo fare una...
Richiamo al regolamento, perché la consigliera non può dire che che i consiglieri della maggioranza non sanno, lei portasse informazioni riguardo a ciò. Ma lo faccio che... io un richiamo al regolamento, visto che mi ha anche nominato. Ma che richiamo al regolamento? Allora, non può dire. Parlano tutti, Presidente, qui parlano tutti. Ma come può essere? Interventi riportando parole di altri, grazie. Dopo che quest'aula... Si attenesse a ciò che dice lei, grazie. Non ci mettesse in bocca cose che non abbiamo detto, grazie. Non lo so, mi dici, mi dici delle cose. Andiamo avanti. Vorrei ricordare però, perché veramente è così, non vanno inserite altre domande all'interno di una risposta di soddisfazione, altrimenti sono costretta a... gliel'avevo già spiegato, ho chiamato il segretariato per questo. Allora, andiamo avanti. Il regolamento poi verrà modificato se c'è necessità e se ne discuterà nella commissione competente, sicuramente non qui e non con lei in questo momento. Andiamo avanti. La successiva, ed è un'interrogazione, la numero 20, a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Stelitano, avente ad oggetto il contratto di pulizia dei bagni del centro sociale anziani di Villa Fiorelli. Grazie. Allora, per riprendere quello che mi ha insegnato poc'anzi, anche in questo caso, nonostante il carattere di urgenza, devo constatare che la conferenza dei capigruppo non ha ritenuto urgente questa interrogazione, nonostante adesso, come andrò ad esplicitare, era molto urgente come interrogazione, e anche in questo caso l'interrogazione era presentata in data 11 maggio ed oggi siamo al 14 giugno e piangono gli articoli 84 e 85 del nostro regolamento. L'interrogazione... Posso? Sì, mi ascolta. Gli articoli erano l'84,1 e l'85, che stanno in questo momento piangendo. Allora, l'oggetto dell'interrogazione era proprio il contratto di pulizia dei bagni del centro anziani di Villa Fiorelli, ed era urgente perché quando l'abbiamo presentata erano già 3 settimane che i bagni non venivano puliti come era da impegno di questa amministrazione. Nel frattempo sono passati altri 33 giorni e quindi secondo la conferenza dei capigruppo e quindi questa maggioranza, gli anziani del centro anziani di Villa Fiorelli potevano stare non solo 3 settimane, ma 3 settimane più 33 giorni senza i bagni puliti. Però anche in questo caso, nel frattempo so che c'è stata qualche novità. Però l'interrogazione ha comunque un suo senso, perché noi tutti conosciamo la situazione di degrado di quel centro anziani, ne abbiamo parlato tante volte. Oltretutto nelle scorse settimane nuovamente, per l'ennesima volta, sono entrati dei vandali all'interno del centro anziani e anche su questo non abbiamo sentito una parola dal municipio. E questo municipio, in una discussione precedente che abbiamo fatto in quest'aula, si era impegnato anche ad impegnare i fondi per la riqualificazione dell'immobile di Villa Fiorelli, e su questo mi dispiace che oggi non sia presente proprio il consigliere Principato, ma colgo l'occasione di questo consiglio per chiedere ufficialmente di nuovo al Presidente della Commissione Politiche Sociali di calendarizzare, come aveva promesso e ancora non ha fatto, una commissione che riguardi appunto la partecipazione e le idee relative al progetto di riqualificazione di quell'immobile, e quindi non mi riferisco semplicemente al centro anziani. E però in quell'occasione, in attesa appunto di questo progetto di riqualificazione, il municipio, per dare un segnale positivo agli anziani che vivono in condizioni non accettabili, si era impegnato a fornire al centro anziani nuovi bagni con il relativo servizio di pulizia.
Questo servizio di pulizia è stato svolto all'interno del centro anziani per una volta a settimana, solamente in un primo momento da fine febbraio fino al 16 aprile, un periodo diciamo quantomeno sospetto, ma questo è un altro discorso, diciamo, dato che nel frattempo c'era il 4 marzo. E però dal 16 aprile la ditta di pulizie non è più intervenuta e i bagni del centro anziani sono rimasti in condizioni igieniche assolutamente insostenibili. Perché questo contratto di pulizia che era stato fatto dal municipio solamente dopo un mese. Oggi abbiamo notizia di un nuovo contratto di pulizie e quindi anticipo io, diciamo, la domanda, assessore. La domanda di questa interrogazione non è se è stato fatto il contratto, perché oggi lo sappiamo, sono passati 33 giorni da quando abbiamo presentato questa interrogazione, nonostante l'articolo 84 reciti che non si possa andare oltre i 30 giorni. La domanda è perché si è fatto un contratto con la ditta di pulizia per un periodo così limitato, perché si è potuto permettere che ci sia stato un buco di oltre 3 settimane nella pulizia dei bagni e qual era il suo pensiero la sera prima di andare a dormire, pensando che appunto una ditta di pulizia non puliva quei bagni. Un amministratore, su questo le chiedo, diciamo, un consiglio per il futuro, un amministratore nel momento in cui c'è una mancanza dell'amministrazione, cosa pensa? Che gli anziani si arrangiano? Che possono andare al bagno con dei bagni che non vengono puliti da 3 settimane? O si attiva nel frattempo per fare altro? Oppure pensa di poter andare al centro anziani, come più volte vi hanno chiesto, a spiegare la situazione? Oggi nel frattempo avete fatto questo contratto, che è un contratto che ha una durata mensile, automaticamente, da quello che ho capito, ma questo me lo potrà confermare, automaticamente rinnovabile. E però la domanda è: che cosa succede se nuovamente ci ritroviamo nella situazione che è già avvenuta, per cui ci saranno altri buchi? E come oggi, diciamo, nel momento in cui questa emergenza è passata, proprio perché l'ufficio di presidenza non ha voluto riconoscere il carattere di urgenza a questa interrogazione, nonostante l'articolo 85 del nostro caro regolamento, come pensate di giustificarvi ai cittadini? Allora, innanzitutto voglio specificare una cosa, che come funziona un po' la pulizia dei centri anziani, perché detta così sembra che chissà cosa è tutto così. Quando c'è un centro anziani e dei bagni, c'è una ditta di manutenzione delle pulizie che va ogni giorno. Su tutti i centri anziani che abbiamo noi, c'è una ditta delle pulizie che va ogni giorno a pulire il centro anziani e i bagni dei centri anziani. Quindi il problema del centro anziani di Villa Fiorelli è che è fuori dalla normalità, ma non perché l'abbiamo fatto noi, perché ci siamo trovati in quella situazione. Purtroppo è una situazione grave, tant'è che è stato messo in bilancio, quindi perché molte volte sento parlare la consigliera Biondo di impegnare fondi, con parole che lascio nel tempo che trovo, perché sono da un punto di vista tecnico molto discutibili, anche perché come faccio a impegnare io i fondi se non ce li ho in bilancio io, ma ce l'ha un'altra struttura di Roma Capitale, quindi non lo posso fare io. Nello specifico, infatti, la riqualificazione dei bagni del centro anziani, come la riqualificazione di tutto il centro anziani, è in capo al SIMU ed è in bilancio, stanziato e presente al SIMU. Quindi nel frattempo, perché lei mi chiedeva perché non avete risolto e rifatto i bagni, perché li deve rifare il SIMU, ci sono già i soldi stanziati e quindi io non vado a rifare un qualcosa che deve essere rifatta. Quindi nel frattempo, purtroppo, e lo dico sinceramente, bisogna tenere duro e cercare di dare quella manutenzione che è stata difficile all'inizio, ed è vero, lo confermo, ma voglio spiegare il motivo. Purtroppo
era stato calcolato che saremmo riusciti ad, perché la pulizia dei bagni viene fatta anche con la ditta di manutenzione nostra del municipio, quindi tramite la ditta di manutenzione del municipio, perché c'è stata quel frangente di sospensione, perché nel passaggio tra la vecchia ditta che aveva vinto l'appalto del municipio e la nuova, e noi avevamo fatto il calcolo di 2 mesi prima, ci sono stati dei problemi con le assicurazioni che dovevano presentare la nuova ditta. È una variabile che purtroppo negli appalti, visto com'è burocratizzata la situazione, può succedere, me ne dispiace, ci siamo subito dedicati nel cercare di farlo subito, e come ha detto lei, la manutenzione dei bagni è stata, il contratto di manutenzione dei bagni di tutti e due i bagni è stata rinnovata, e diciamo soltanto formalmente, mensilmente, perché come ha già specificato, è automaticamente, si rinnova automaticamente fino ad un anno, o allo scadere dell'anno si rifà, quindi dura di anno in anno, anche perché se no non sappiamo quando ci sarà la riqualificazione, quando riuscirà il SIMU a organizzarsi a fare la riqualificazione. Quindi quello ci dispiace che gli anziani certamente abbiano dovuto subire questo è fuori da ogni dubbio. Non era stato fatto in passato proprio vicino al 4 marzo per prendere qualche voto in più, non è nostra azione fare queste cose, e purtroppo è capitato perché erano questioni fuori dalla gestione del municipio, la ditta che aveva vinto non riusciva a presentare le polizze e si è ritardata qualche settimana. Adesso è tutto a posto e spero di poter dare sempre più questa manutenzione ai bagni, fin quando non ci sarà completamente la riqualificazione del centro anziani, che ripeto è già stanziato in bilancio del SIMU, e anche la riqualificazione completa della villa della Villa Fiorelli, perché è anche finanziata, però questa volta sul Dipartimento Ambiente. Posso? Sì, certo. No, non faccio domande, solo certezze. Assessore, io non è che uso dei termini inappropriati per caso, il problema è che in questo consiglio l'avevate promesso voi, che il progetto di riqualificazione di Villa Fiorelli era una questione di cui si faceva carico questo municipio, quindi le cose sono due. O non vi riguarda, oppure diciamo ci avete detto una bugia. E la risposta che oggi lei dà relativamente al fatto che vi dispiace, io non la valuto una risposta possibile e accettabile da parte di un'amministrazione che nei fatti, diciamo anche agli anziani qui presenti, vi dice ci dispiace quando succedono queste cose. Abbiate l'accortezza di tapparvi il naso quando andate in bagno, perché di più questa amministrazione non vi sa dire. Colgo l'occasione allora, anche dato che vuole dimostrare la sua solerzia, per comunicarvi che sempre il centro anziani di Villa Fiorelli ha protocollato una lettera al municipio circa 20 giorni fa, con il quale chiede la disinfestazione, perché ci sono moltissime zanzare come ogni anno, come sapete, e ad oggi ancora non hanno ricevuto risposta. Allora, possiamo andare avanti? Abbiamo ora la mozione a firma dei consiglieri Ariano, Lazzazza, Razzitoli, Giannone, Principato, Candigliota, Tripputi, Rinaldi, De Chiara, Tosatti, Gunnella, Lazzari, avente ad oggetto avvio di un percorso comune di collaborazione con il centro regionale Sant'Alessio, Margherita di Savoia, per i ciechi, per l'accessibilità dell'area oggetto del progetto di pedonalizzazione in via Flavio Stilicone. Chi vuole illustrare? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. L'atto si muove dalla conoscenza che abbiamo avuto dell'ubicazione di alcuni immobili di proprietà di un IPAB, che è appunto il Centro Regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per ciechi, che è un'istituzione appunto pubblica di assistenza e beneficenza, che avrebbe appunto delle proprietà proprio site nel tratto interessato dal progetto di pedonalizzazione di via Flavio Stilicone.
Pertanto ci è sembrato opportuno, avendo rilevato che nell'ambito del territorio del settimo municipio, sia nel territorio dell'ex decimo, sia nel territorio dell'ex nono, vi siano una serie di immobili nei quali risiedono alcune decine di persone con disabilità visive, che fosse necessario puntare la propria attenzione e fare in modo di poter avviare un discorso fra istituzioni. Pertanto questo atto si instaura in questa semplice logica del cercare di fare tutti i percorsi e nelle norme prescritte e nel rispetto delle normative vigenti, e con quel passo in più che solamente la sensibilità e un occhio ancora più attento, certo, scusate, forse la frase non potrebbe sembrare inopportuna, ma non credo lo sia, anzi, avere cura per quanto abbiamo vicino è secondo me una delle basi del fare politica che ciascuno di noi con ogni gesto quotidiano fa. Pertanto io mi permetterei brevemente, insomma, cerco di essere quanto più rapida possibile nella lettura dell'atto. Dunque, appunto, l'atto si ha ad oggetto l'avvio di un percorso comune di collaborazione con il Centro regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, per l'accessibilità dell'area oggetto del progetto di pedonalizzazione di via Flavio Stilicone. Premesso che il progetto di pedonalizzazione di via Flavio Stilicone, voluto dall'attuale amministrazione, è in fase di prossima realizzazione, che le aree pedonali rivestono una notevole importanza anche di carattere sociale, in quanto contribuiscono ad aumentare la vivibilità degli ambienti urbani e la qualità di vita dei cittadini, a ridurre i livelli di inquinamento ambientale, i livelli di congestione e, più in generale, l'uso del mezzo privato motorizzato per gli spostamenti più brevi, a innalzare i livelli di sicurezza stradale, a incentivare la cosiddetta mobilità attiva, che si traduce in un miglioramento della salute sia fisica che psichica, dei cittadini che la praticano, a offrire spazi sicuri per iniziative sociali, attività commerciali e nuovi centri di aggregazione, a realizzare ambiti qualificati che identificano le zone urbane. Che la realizzazione dell'area pedonale nel tratto ricompreso tra via Calpurnio Fiamma e via Ponzio Cominio richiede una serie di interventi tutti finalizzati a garantire la fluida e sicura continuità dell'intera rete pedonale, costituita essenzialmente dai marciapiedi, dai passaggi pedonali e dagli attraversamenti pedonali, attraverso l'applicazione degli standard progettuali opportuni. Che il percorso realizzato deve essere accessibile e in grado di consentire le relazioni sociali e la fruizione ambientale nel rispetto delle vigenti normative anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Che il Centro regionale Sant'Alessio, Margherita di Savoia per i ciechi, classificato come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, è una storica istituzione che dalla seconda metà dell'Ottocento oramai realizza attività volte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive attraverso interventi abilitativi, riabilitativi, educativi ed assistenziali, e fornisce oggi servizi volti al potenziamento delle abilità dei disabili visivi, consentendo loro di vivere la propria vita nei propri ambienti. Che il centro gestisce un patrimonio di varie unità immobiliari situate nel territorio di Roma Capitale ed in particolare nel territorio del municipio settimo, ove risiedono molti disabili visivi. Considerato che proprio in prossimità del tratto di strada di via Flavio Stilicone, ricompreso tra via Calpurnio Fiamma e via Ponzio Cominio, insistono alcune delle unità immobiliari di proprietà dell'IPAB medesimo, nelle quali risiedono alcune decine di disabili visivi, che gli spazi pedonali in procinto di realizzazione devono ottenere un percorso accessibile, in grado di consentire le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Inoltre, che gli interventi previsti saranno volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e ad una generale riqualificazione dell'area interessata, con apposizione di nuova pavimentazione e opere di arredo urbano, che sarebbe auspicabile avviare un percorso comune con il Centro regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra il municipio e l'IPAM medesimo,
una collaborazione che potrà tradursi in concrete attività mirate a migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici, finalizzate all'abbattimento o alla mitigazione delle barriere che ostacolano la fruizione dei luoghi comuni da parte dei disabili visivi, realizzando così il processo di integrazione sociale. Tutto ciò premesso e considerato, questo Consiglio impegna la Presidente e la Giunta Municipale ad avviare un percorso comune con il Centro Regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra il Municipio e l'IPAB e a formalizzare con il Centro Regionale Sant'Alessio un'intesa mirata ad attivare sinergie istituzionali per garantire l'accessibilità nella pedonalizzazione di prossima realizzazione del tratto di strada di via Flavio Silicone, ricompreso tra via Calpurnio Fiamma e via Fonzio Cominio, dove insistono edifici di proprietà dell'IPAP medesimo nei quali risiedono disabili visivi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Non avrei voluto, però, Presidente, grazie. Che io devo richiamare all'attenzione un po', rimango... Il fatto che si faccia a via Flavio Silicone la pavimentazione è un obbligo di norma fare le pavimentazioni per la disabilità dei videolesi, quindi non è che dobbiamo approvare questa mozione visto che si fa una risistemazione dei marciapiedi. Qui lo devono fare per forza, perché è un obbligo, anzi quando vedete quelle belle mattonelle rigate che battono contro il muro, vuol dire che è una cosa giusta, è buona e giusta da fare. Quindi io non ho capito perché dobbiamo, come dire, pressare se lì stanno intervenendo, cioè le devono fare sempre e stranamente domandano ma perché vanno a sbattere con... Lì quello è proprio il percorso per quella disabilità e anche nell'impegna. Perché stabilire un rapporto con l'IPAB? Noi con, cioè voglio dire, penso che il fatto che si facciano i marciapiedi là ha superato questa mozione, no? Io non lo so se l'hanno presentata da qualche altra parte, però cioè, vorrei capire, se portassero le tavole, il progetto, ci accorgiamo che questo lavoro lo faranno di per sé. Poi mi sembra che avete approvato anche una mozione per fare il monumento che ci siamo detti, quindi perché fare questa mozione? Qual è il motivo per cui la ditta che dovrà fare i lavori non provvederà a fare come provvederà per le barriere architettoniche, provvederà anche per questa tipologia di barriere architettoniche? Io non l'ho capito perché non l'ho vista in commissione, né tantomeno ritengo che come dire, con questo impegno aiutiamo a farla, si dovrà fare comunque. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, vorrei intanto chiarire una cosa, no? Che negli scorsi consigli abbiamo già affrontato il tema delle disabilità. Anche oggi, con questo atto, non vogliamo solamente fare un qualcosa che è nel discorso solamente di normativa, vogliamo fare qualcosa di più, ecco perché ci siamo confrontati col Sant'Alessio, che è un'istituzione poi riconosciuta a livello di competenze e di lavoro a supporto dei non vedenti e ipovedenti. Ci siamo confrontati e abbiamo ritenuto molto utile iniziare una collaborazione con un organismo così esperto e competente per la materia, che andava oltre quello che, ecco, faccio un esempio, loro si sono messi a tavolino, hanno guardato il progetto, hanno detto si potrebbe fare qualche cosa in più, cioè dare quel... non dare, ecco, lo standard e basta, ma creare veramente qualcosa che sia utile, ecco perché questa è la risposta alla domanda, non qualcosa che sia, ecco, faccio il percorsetto e mi sono lavato le mani, no, non era quello il senso, perché sennò altrimenti non aveva senso farlo, no? Giustamente, ecco perché ci siamo confrontati e abbiamo parlato di questo. Proprio su via Flavio Silicone,
che andremo a realizzare l'area pedonale, ci sono delle abitazioni per persone non vedenti. E proprio in quest'area vorremmo avviare una collaborazione per migliorare questi percorsi, ma anche altre tipologie. Allora addirittura parlavano, adesso vedranno se sarà possibile, poi si confronteranno loro eventualmente. Il nostro indirizzo è questo, di non attenerci solamente a quello che è lo standard. Allora dicevano, avevano detto ad esempio nel tavolo, abbiamo a disposizione dei tavolini da ping pong per i non vedenti, che è un po' diverso. Ad esempio serve anche come integrazione, perché è un gioco diverso, viene fatto bendato, non c'è, insomma, un po' diverso, serve anche per aggregare, no? E non diciamo anche magari ghettizzare le categorie da una parte all'altra, no? Invece questo serve proprio per questo fine. Quindi è qualcosa di molto più importante. Poi, ripeto, noi ogni giorno vediamo da parte anche della gente, a volte vediamo anche l'inciviltà della gente, vediamo che parcheggiano le macchine sui percorsi, oppure abbiamo visto, senza anche considerare purtroppo quello che per noi è un po' scontato, per loro non è, faccio un esempio, quando parliamo di deiezione canine, che purtroppo ci sono e col bastone non si riescono a percepire, cioè quello che per solitamente per una persona vedente non è un problema, per chi è non vedente anche le piccole cose possono essere importanti. Con questo passaggio vogliamo anche creare questo tipo di integrazione, no? Cercando di, che magari ecco, già con un gioco magari che riescono a interagire, magari creare una una sensibilizzazione mandare un segnale affinché anche si acquisisca un senso di responsabilità da parte della cittadinanza. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Solo perché mi fa piacere che la narrazione che ci ha dato il consigliere Candigliota, perché ha esplicitato l'opportunità che viene data appunto da enti come le IPAB per portare avanti delle collaborazioni con gli enti locali, tra cui i municipi. E lo ringrazio perché ci permette di ricordare che, come si faceva nelle amministrazioni precedenti, questa volta non per colpa di qualcuno, ma per fortuna, ripete un'esperienza importante, perché voi sapete che il settimo municipio in particolare trovò questa collaborazione importante con l'IPAB di Via Monza, in cui in un momento iniziale si fece addirittura carico dell'importante situazione che c'era dentro il centro anziani di San Giovanni, di Via La Spezia, in un momento in cui si era addirittura arrivati allo sfratto, e invece si inserì un'interlocuzione importante da parte del municipio che scongiurò quell'avvenimento. Continuata così la collaborazione, si è, e c'è ancora, la sartoria presente proprio ancora su Via La Spezia, che è un modello di integrazione e di recupero anche per quelle fragilità sociali, in particolare donne, perché appunto sono quelle che trovano a seguito di percorsi di vita particolarmente difficili, hanno ritrovato una collocazione e raccolgono, fanno opere sartoriali è divenuto di fatto un servizio che è aperto alla cittadinanza. Quindi non siamo nuovi nell'attivazione di questi processi. Mi immagino che sia fatto un protocollo, un accordo di collaborazione che danno a, di solito sono appunto di livello regionale, ma danno la percezione che hanno tra l'altro importanti pezzi di patrimonio sul nostro territorio romano in generale, ma anche sul nostro municipio, ce ne sono diversi, danno comunque il segnale che appunto c'è una collaborazione, un interesse che va oltre il motivo per cui le IPAB erano state di fatto tantissimo tempo fa nate e istituite. Quindi è
noto che nel quartiere di che lungo, diciamo, nell'area intorno a tra Giulia Agricola, Lucio Sestio, identificato sì con via Flavio Stilicone, ma diciamo lì ci sono delle case che sono immobili che sono appunto di quella proprietà, e quindi è giusto, diciamo, che in un momento di collaborazione si richiamino appunto alle loro anche responsabilità e l'attivazione di progetti che riguardano le finalità spesso per cui sono state istituite. Quindi, così come si faceva, mi viene da dire, come lo dice sempre la maggioranza, questa volta lo dice addirittura l'opposizione, se lo dice da sola, che diciamo, siccome le buone idee hanno le gambe lunghe, allora quando serve è anche giusto riconoscere una prospettiva anche di riconoscimento di un lavoro che, insomma, lasciamo anche nella proposta e nell'iniziativa a questa amministrazione. Quindi, se continua una collaborazione di questo tipo, non può che farci piacere anche per il sostegno che si può dare a quelle fasce di popolazione che richiedono uno sforzo in più, non solo da parte del municipio ma da parte del comune e di tutti gli enti che possono dare un contributo importante. Quindi siamo favorevoli, e ovviamente se ci sono delle progettualità ulteriori si possono ovviamente estendere anche a altre realtà. Grazie. Altri interventi? Non... Consigliere Giannone. Sì, faccio un intervento brevissimo per diciamo, ribadire l'intervento che di apertura. Riteniamo sia importante avviare una collaborazione con un ente che è riconosciuto per la sua competenza in materia, e chi insegna sa che è un punto di riferimento per gli studenti ciechi e ipovedenti. L'istituto dà supporto alle famiglie e alle scuole per quanto riguarda i piani didattici personalizzati che si fanno a scuola, insomma, quindi è sicuramente un elemento molto, molto importante. La pedonalizzazione chiaramente è a vantaggio di tutti i cittadini, e ricordarsi anche di chi ha difficoltà, cercando di venire incontro più nello specifico, oltre quelli che sono chiaramente gli obblighi, perché sentivo dire prima diciamo che però per legge, come obbligo di legge, è necessario porre le mattonelle rigate, certo, ma in molti casi è un obbligo che restituisce un minimo di dignità a queste persone che hanno enormi difficoltà, per quanto insomma abbiano sussidi e ausili, scusate, nel camminare, però evidentemente non è mai troppo. Quindi riuscire a vedere, scusatemi, gioco di parole, le difficoltà di chi non può vedere attraverso gli occhi di un'istituzione che è vicino a queste persone, significa anche aumentare la capacità di queste persone di avere una percezione più precisa ed una inclusione migliore. Abbiamo così anche un po' per caso scoperto della presenza di questo nucleo di abitazione, e quindi di questa concentrazione di persone che abita proprio in via Flavio Stilicone, quindi è evidente che non potevamo esimerci dal far qualcosa in più lì dove ce n'è maggior bisogno. E chiaramente, come aveva già introdotto in apertura la consigliera, la presidente della Commissione Mobilità, questo è un atto che impegna la Giunta a iniziare quindi un percorso su questo tema, quindi specifico per via Flavio Stilicone, e quindi riuscire a ottenere, quindi a creare una sinergia su queste tematiche, e quindi come tale, quindi insomma come collaborazione, quindi significherà anche una collaborazione più ampia, che non sarà solamente operativa, ma potrà essere a questo punto un tipo di interlocuzione che sicuramente la Presidente potrà utilizzare anche nel futuro per situazioni analoghe. Quindi è una grossa opportunità che mi sento di appoggiare in pieno. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, noto con piacere che ogni tanto in quest'Aula si fa anche politica e che il 5 Stelle cominci a capire quando appunto è il tempo di fare la politica. Questa è politica. Questo è un atto, una mozione politica che serve ad avvicinarsi a un problema tramite un altro intervento e cercare di sensibilizzare e avere dalla propria parte una struttura che in questo caso è il Sant'Alessio IPAB, che ha delle proprietà sul nostro territorio e guarda caso ce l'ha su via Flavio Silicone, ha più numeri civici. Poi ne ha un'altra che sta vicino a via Macedonia, un'altra parte lì dietro. Conosco questa realtà purtroppo per altri avvenimenti, perché rientra la problematica del Sant'Alessio, rientra nei famosi contratti di locazione non rinnovati. Quindi ci fu anche il discorso degli enti locali, delle fondazioni, qualche anno fa, 3-4 anni fa, insomma c'era questo problema. E l'IPAP del Sant'Alessio, senza diciamo presidente, quindi commissariato, non aveva avuto il rinnovo dei contratti. Contratti di affitto che utilizzano quei fondi proprio per interventi per i non udenti, i quali negli ultimi anni hanno difficoltà ad avere a fare attività proprio per mancanza di fondi, perché molto del patrimonio non è messo a regime, non è regolamentato. Torniamo all'argomento, quindi noto con piacere che anche il partito Movimento 5 Stelle così riesce a capire che è importante intercettare delle dinamiche politiche e quindi notiamo che in quest'Aula adesso che per una riqualificazione di un tratto stradale, quindi per una pedonalizzazione, si arriva addirittura a parlare dell'IPAB, che è una cosa carina e intelligente. Quindi capisco l'enfasi politica, capisco che è giusto utilizzare lo strumento politico, che vale per tutti però, ecco dove la politica deve fare la differenza. Quindi è uno strumento che utilizzate per sensibilizzare una questione riferita ad una categoria, utilizzando uno strumento urbanistico tra virgolette, quindi un intervento di quadrante per dare risposta poi a quella che, come diceva il collega, è obbligatorio fare, nel senso che nel momento in cui sappiamo che lì ci sono delle strutture di proprietà dell'IPAB del Sant'Alessio, che poi detto fra noi sono più quelli vedenti che non vedenti che abitano lì dentro, ma è tanto per dire, però comunque c'è questo tipo di realtà. Quindi bene, quindi siete stati contattati, avete percepito, avete ragionato, avete messo insieme le notizie, le idee e detto perché non facciamo una mozione? Così si fa la politica. Ora ci avete messo a noi la condizione di qua di dire, no? Dato l'atto, dato la considerazione, il percorso, l'intervento, dato diciamo il posizionamento politico, che fate voi? Siete d'accordo o meno? È questo. Preciso, è semplice. Quindi possiamo essere, Fratelli d'Italia non può essere in disaccordo. E quindi ovviamente avete vinto, no? Ci avete messo con le spalle al muro, questa è la politica alla quale uno poi dopo può dire sì o no, può argomentare, può discutere e può confrontarsi. Nel questo atto c'è poco, no? Da aggiungere, se non altro appunto che dobbiamo tenere in considerazione, quindi è un avvio di un percorso comune, siete pure bravi e simpatici nel dire le parole, un avvio di un percorso comune di collaborazione. Complimenti. Questa è politica, ok? E quando si fa politica sana,
ci può essere una convergenza. Come Fratelli d'Italia non ci tiriamo indietro a una convergenza sana. Come prima però il ragionamento sull'altro atto c'era da capire, e quindi Fratelli d'Italia dice: se qui non capisco non posso andare oltre. Bello tutto, bella boiserie, bella la panca di legno, ma non te pago, no? Il famoso marchese lo disse, fammi causa. Quindi bello tutto prima, ma non l'ho capito, non voto favorevole. Qui l'ho capita la cosa e voto favorevole. Quindi anche dichiarazione di voto, giusto consigliere Giuliano? Perfetto. Va bene, consigliere Toti. Come dice la mozione, auspicabile avviare un percorso comune col centro regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia. Già noi abbiamo avuto segnali interessanti, importanti, anche di solidarietà di questa IPAB rispetto, come diceva la consigliera Vitrotti, rispetto al centro anziani, al CSA di via San Giovanni di via La Spezia, dove chiaramente tutte le forze politiche erano concordi per un confronto anche con chiaramente Margherita di Savoia, in modo che si arrivasse appunto a una sistemazione e a una utilizzo di quel centro da parte degli anziani, che potevano invece purtroppo essere espulsi. Si vinse quella battaglia, ecco, grazie anche a questa IPEB. Perciò ecco, questo per dire l'importanza di questa IPEB, che svolge un'attività per gli ipovedenti e non vedenti veramente importante. È un IPAB importante, c'ha pure una squadra di calcio in Serie D, Audace, che io pure seguo, voglio dire, con un presidente molto in gamba, e si è fatto bene a fare questa richiesta. Però ecco, questa mozione, quello che diceva il consigliere Fulvio, mi trova d'accordo, forse data l'importanza di un confronto con queste IPAB che si trovano e hanno edifici nel nostro territorio, anche la sede nel nostro territorio, era pure bello se il confronto fosse venuto, poi voi potevate fare benissimo la mozione, ma fosse venuto anche in sede di commissione per confrontarsi in commissione su quello che è il rafforzamento dell'accessibilità, come hanno detto, rispetto alla pedonalizzazione, perché chiaramente anche il capogruppo dei 5 Stelle ha detto che va bene, ci sono degli elementi chiaramente obbligatori, però poi rispetto a questo, a queste persone in difficoltà, noi magari dobbiamo fare di più. Ecco, però voglio dire, avete fatto politica con questa mozione, avreste fatto meglio per me a discutere di questo incontro e di questa sinergia con l'IPAB in commissione, in modo che anche noi come minoranza potevamo confrontarci con questi, e anche noi comunque siamo d'accordo su questo indirizzo e su questa accentuazione, diciamo, nell'offrire servizi a questa IPAB, ma soprattutto a quello che l'IPAB rappresenta, i non vedenti e gli ipovedenti, che veramente si trovano in una situazione di grossissima difficoltà e abitano anche in questa zona nel nostro municipio, fra Calpurnio Fiamma e Ponzio Comino. Perciò diciamo d'accordo, forse qualche cosa in più si poteva fare, come ho detto,
parlando anche in commissione di questo che noi vogliamo offrire come momento di solidarietà ai povedenti e praticamente non vedenti che si trovano nel nostro territorio. Consigliere, ci sono altri interventi? A chiusura? Sì, lei può a chiusura. Se non ci sono altri interventi, sì, lascerei la parola per la chiusura, certo. No, facciamo due cose separate, le dichiarazioni di voto sono dopo. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, io mi permetto di dire che forse in maniera un po', diciamo, ardita, ero convintissima della sensibilità delle parti politiche componenti questo consiglio, per cui ero molto positiva sul fatto dell'approccio che si sarebbe potuto avere in questa sede, pertanto più che ovviamente un atto che possa essere visto come una piccola vittoria da parte della forza politica, per me questo sarà un approccio di come il settimo municipio vede determinate tematiche. Per quanto riguarda invece quanto ha detto inizialmente il consigliere Ciancio, è evidente, come lui sicuramente sa, che si è capitolato, mi permetto di citarti perché sei appunto il più tecnico fra noi, mi scuso anche se gli ho dato del tu, nel senso che è evidente che conosca il fatto appunto che il capitolato sia già avviato, che le relazioni tecniche e che tutte le prescrizioni vigenti e norme di legge siano ovviamente rispettate, e questa è un'ulteriore cura, come è stato già detto da un altro consigliere invece di questa parte, nei confronti appunto di questa concentrazione di persone non vedenti che si trovano proprio in quell'area, e che questo sarà per noi sicuramente un punto di partenza. Diciamo che per me può essere anche una dichiarazione di voto, nel senso che essendo noi i proponenti di questo documento, ribadendo appunto l'approccio che debba essere da qui l'avvio di un percorso che possa portare quindi ad anche altri progetti, ad altre valutazioni sul territorio, proprio perché questo IPAB ha una serie di immobili, quindi sia di natura commerciale che non commerciale, per i quali magari si può fare qualcosa che magari finora non c'è stato modo di fare, e ovviamente, come vi dicevo, essendo noi proponenti, crediamo fortemente in questo come in una serie di altre attività che speriamo di vedere presto sul territorio, per cui il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto per chi non l'ha fatta ancora? Non ci sono dichiarazioni di voto? Ah, ok, se non ci sono altre dichiarazioni di voto andiamo al voto direttamente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, il Consiglio approva l'atto con 18 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Si risultano approvati i verbali numero 9, 10 e 11 relativi alle sedute del Consiglio del 22, 29 marzo e 5 aprile 2018. Il Consiglio chiude qui, sono le 17:35.